Buongiorno Abruzzo, benvenuti a Rete 8 Matinée, un'altra puntata insieme in cui parleremo sicuramente di bellezza, lo sapete, siamo abituati a farlo il mercoledì, ma a proposito di bellezza andiamo a parlare anche di luminarie, insomma si ritorna a parlare del Natale, vediamo come Pescara si presenta e lo faremo insieme all'assessore Alfredo Cremonese che incontreremo tra pochissimo, ma parleremo anche di spettacolo insieme a Jenny Pacini, una giornalista e conduttrice, oddio, forse spettacolo non è la parola giusta perché con lei parleremo di giornalismo, di un nuovo contenitore, ma insomma vi dirò tutti i dettagli. La signora della lana verrà a trovarci, per il nostro spazio creativity parleremo di questo e poi essendo mercoledì, lo sapete, è un giorno in cui ci permettiamo di dedicarci all'arte e la parola arte oggi farà rima con cinema, incontrando Davide Desiderio. Chiuderemo come sempre in famiglia Rete 8 con un collegamento e avremo Giustino Parise per parlare dell'Aquila al centro, ma adesso al centro mettiamo l'informazione e vado a dare il buongiorno a Carmine Perantuono, il nostro direttore, buongiorno. Buongiorno Paola, rieccoci. Eccoci. Buongiorno Abruzzo. Allora, andiamo con le notizie di oggi un po' più rapidamente del solito, sì, perché abbiamo un collegamento che spinge e Luca Pompei che incombe. Palazzo Chigi interviene sulla scuola ed è ogni giorno una novità. Ogni giorno ce n'è una. Retromarcia dopo la prima retromarcia. Beh, insomma, adesso, tanto ad per oggi, creare un po' di confusione. Domani non si saprà, ma oggi, è così. DAD solo se ci sono 3 positivi in classe. Oh, vediamo che succede domani. Diamo i numeri, oggi sono 3. Ma... oggi c'è il CTS dell'AIFA sui vaccini per gli under 12. A proposito di vaccini, a proposito di oggi, dalle 10, quindi da un'ora fa, in Abruzzo è aperta la piattaforma per prenotarsi per la terza dose a tutti gli over 18, solita procedura sulla piattaforma di Poste, anche se adesso sono davvero tanti quelli che possono fare il vaccino dopo i 5 mesi e quindi si rischia un effetto imbuto che abbiamo sempre paventato negli hub vaccinali e ci si deve riorganizzare per aumentare le linee. Nel frattempo però a livello generale la campagna vaccinazione anti-Covid fa un balzo in avanti, Paola, in queste ultime 24 ore. Per la prima dose ci sono state 32.000 somministrazioni ieri, quindi qualcosa si muove anche sul fronte cosiddetto Novax e sono state inoculate ieri circa 300.000 dosi booster. Bene così per quanto riguarda soprattutto prevenzione di questa nuova variante Omicron che pare, insomma, anche i vaccini facciano qualcosa contro questa variante, secondo le risultanze proprio degli ultimi giorni, delle ultime ore. Una notizia invece che esula dal contesto Covid, l'abbiamo data ieri nel nostro telegiornale perché c'è stata la conferenza stampa della questura nel pomeriggio, quindi non ne abbiamo parlato qui. Droga al posto di pizze e panini, spacciavano stupefacenti, in particolare cocaina per i giovani della Pescara Bene nelle zone della Movida, utilizzando, pensate, una vera e propria legalissima società di delivery per la vendita di cibo con il relativo sito internet e anche attraverso WhatsApp, poi usavano un linguaggio in codice per aggirare le limitazioni del lockdown, quindi questi atti di spaccio avvenivano quando c'era il lockdown totale. Quando si dice pizza e coca? Pizza, no? E coca a casa, 4 giovani arrestati, uno ai domiciliari, una sorta di spaccio itinerante, il delivery poi permetteva facilità di movimento in un momento punto in cui solo chi faceva questo spostare. Servizio era autorizzato a uscire, soltanto che insomma trasportava altro. Decisamente. Allora, lo dicevi prima tu, incombe il nostro Luca Pompei. Andiamogli a dare il buongiorno. Buongiorno Luca, dove sei? Buongiorno Abruzzo, buongiorno Paola, buongiorno Carmine. Io in realtà volevo affrontare questo collegamento partendo da un dato, il fatto che ultimamente c'è tutta questa voglia di andare controcorrente con i Novax e quant'altro. Bene, una grande opportunità è stata data dall'Unione Europea che ha praticamente suggerito di non dire più Buon Natale perché potrebbe offendere le sensibilità. E allora, se volete essere davvero rivoluzionari quest'anno e andare controcorrente più che i Novax, dite Buon Natale, così lo faremo si senz'altro. Fa un ecco, era un suggerimento e per questo io volevo anche sentire qualcuno, prima di parlare di un fatto importante, tra poco lo faremo anche in una diretta social con il vice sindaco Gianni Santilli. Una domanda, l'Unione Europea suggerisce di non dire più Buon Natale perché potrebbe offendere le sensibilità. Ma guardi, stanno stravolgendo il mondo. Io non ho parole,
il buon appetito a tavola lo può dire soltanto la persona più anziana, non si può dire più quando uno fa lo starnuto salute, che era un senso di rispetto, di educazione, eccetera. Adesso vogliono stravolgere dal crocifisso, cioè lasci perdere, è una cosa, io non, nei miei 70 anni non ho mai visto le cose del genere. Continuerà a dire buon Natale. Io continuerò a dire buon Natale, perché per me è un senso di affetto, di rispetto e di sentire l'aria anche natalizia. Grazie, grazie. Intanto, come dicevo, proprio alle nostre spalle, non so se si riesce a vedere, proprio stamattina, magari su questo possiamo sentire anche l'assessore Cremonese, tra un po' ci raggiunge il vice sindaco Gianni Santilli, non so se lo vedete, a proposito di Natale, eccolo qui, è arrivato l'abete per l'albero di Natale della città di Pescara, che fa insomma un po' da corredo alle luminarie che abbiamo in centro, e vi farò anche vedere qualcosa da questo punto di vista, anche se è giorno e quindi non... Allora guarda, Luca ti interrompo un attimo, ecco, giusto qua, per coinvolgere effettivamente, come giustamente stavi dicendo tu, l'assessore Alfredo Cremonese, che invito ad entrare qui. Buongiorno, buongiorno assessore. Buongiorno. Ciao Paola, eccoci. Direttore, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei, cuore, impegnatissimo di averlo accettato. E allora io intanto congedo il nostro direttore. Ci vediamo, grazie, al solito orario per le anticipazioni del TG. A dopo. Ci accomodiamo e restiamo in collegamento con Luca, non andare via. Mostraci, visto che lo abbiamo lì a Piazza Salotto, ci dà l'assist per parlare, no, di come abbiamo addobbato la nostra principale piazza a Pescara. Ci mostri qualche immagine, anche se lo so che di giorno è difficile vedere bene le luminarie. Qui c'è un bel mappamondo, poi abbiamo ovviamente l'immancabile carrozza, anche se al posto delle renne ci sono dei cavalli, ma va bene lo stesso. E poi, no, più che altro volevo iniziare con una, siamo amici con Alfredo, mi comprenderà, mi perdonerà. Fortunatamente, assessore, quest'anno non c'è il Titanic, volevo solo dire questo. Quante polemiche su quel Titanic. Ma su questo, allora, Luca è un caro amico e voglio ricordare anche una piccola curiosità, perché Luca, non so se tu ti ricordi, Luca è stata la prima persona che mi ha fatto un'intervista in vita mia, quando sono diventato presidente dell'ente manifestazioni pescaresi, un po' di anni. L'ho scritto anche nel curriculum, Alfredo, questa cosa. Mi fa piacere, no? Io lo ricordo sempre. No, allora voglio ricordare che quell'iniziativa, ma non perché era l'iniziativa che rientrava in Luci d'Artista, che era, diciamo, una coorganizzazione delle luminarie che si faceva a Pescara tra tra il Comune di Pescara e la Camera di Commercio. E Camera di Commercio quella volta scelse, insomma, un tema che era un tema marino, e appunto ci fu il tanto discusso Titanic, diciamo, nel 2019. Sì. Invece da 2020, dall'anno scorso, non c'è più questo progetto Luci d'Artista, ci sono le luminare classiche che noi abbiamo installato per la città, siamo tornati davvero alla tradizione e credo che molte persone abbiano apprezzato davvero lo stile sobrio ma comunque tradizionale delle luci che abbiamo montate nella città. Faccio un solo inciso perché ci tengo davvero tanto, lo ribadisco con un grande orgoglio, che dal 2019 noi le luminarie le accendiamo il 26 di novembre, quindi molto prima di quello che accadeva in città precedentemente, dove spesso si arrivava ad accendere luminarie il 10 di dicembre o anche nei giorni successivi, frutto di una grande organizzazione da parte del comune, di una collaborazione tra tutti gli uffici, e per questo ringrazio non solo il sindaco Carlo Masci ma anche nello specifico l'assessore Gianni Santilli, che mi ha dato una grande mano ad allestire, diciamo, tutto ciò che riguarda sia le luminarie che il verde che coinvolgerà la città di Pescara. Assessore, io so che va di fretta, per cui non mi perdo in chiacchiere sulle luminarie che abbiamo visto, per cui ognuno si può fare la sua idea. Aggiungo solo che mi sembra che abbiate riportato una favola, no? È molto favolistico, molto fiabesco. Detto questo, io starei sul cartellone che avete in mente per le festività natalizie. Cosa aspettarci? Sì, allora io tengo a precisare una cosa, che il cartellone che noi avevamo in mente già un po' è stato stravolto, e poi dirò le motivazioni. Ma quello che voglio mettere innanzitutto
anche per far stare tranquilli tutta la cittadinanza, che tutte le iniziative che il Comune organizzerà saranno iniziative dove si terrà in particolare considerazione la massima sicurezza per quanto riguarda il dato sanitario, cioè tutte le manifestazioni si dovranno svolgere nella più ampia sicurezza possibile per coloro che assisteranno a questi eventi. Il Comune di Pescara aveva immaginato per questo Natale, che è il Natale diciamo della ripartenza, innanzitutto di puntare su un progetto che ci ha visto protagonisti nel 2019. Noi avevamo promesso eventi di altissima qualità, e avevamo proposto alla città la città dei bambini. Non so chi ricorda la palla geodetica che avevamo messo al centro di Piazza Salotto, che in pochi giorni aveva fatto circa 50.000 presenze, e volevamo riproporre diciamo la città dei bambini, appunto perché il Natale è la festa diciamo per eccellenza dei bambini. Purtroppo la scorsa settimana, anche con un mio colloquio informale con alcuni sanitari, ci è stato sconsigliato di creare luoghi chiusi, e per questa ragione abbiamo annullato questa manifestazione. Stiamo però già predisponendo un'alternativa a quella che era la città dei bambini al chiuso, perché stiamo vedendo la possibilità di organizzarla all'aperto. Okay. Intanto ad oggi Pescara ha già montato la pista di pattinaggio. Sì, Luca, infatti l'abbiamo vista. Sì, grazie Luca per queste immagini. Sta facendo esattamente vedere quello che è a Pescara. Tra pochi giorni si farà l'inaugurazione, tutto partirà dall'8, le luminarie sono già montate, stiamo lavorando per i concerti del 31 e dell'1. Ecco. Un'anticipazione importante è che il concerto del 31 sarà un concerto orientato chiaramente ai ragazzi, che sono coloro che maggiormente sono disposti ad uscire ad un'ora tarda e con una temperatura che di solito in quei giorni non è proprio è un po' rigida diciamo, mentre invece l'uno siamo portati a organizzare un grande concerto che riguarda la tradizione, le famiglie, quindi come abbiamo fatto nel 2019, che abbiamo portato un gruppo importantissimo agli stadio che hanno fatto quasi 15.000 presenze, quindi stiamo già lavorando su questo. E qualche nome? Non ce lo fa. Ma i nomi tutti al Comune di Pescara, chiaramente, che è uno dei comuni, non perché lo rappresento io, ma sicuramente più importanti dell'intera fascia adriatica, si sono proposti tutti gli artisti diciamo nazionali. Stiamo scegliendo in queste ore, perché c'è un grande lavoro di squadra. Dobbiamo sapere quali sono le quotazioni di questi artisti, ma dobbiamo avere anche contatti che noi abbiamo costanti, e voglio ringraziare tutti coloro che ci aiutano, la ASL, la Questura di Pescara, tutte le forze dell'ordine, proprio per capire come gestire al meglio un evento del genere. Proprio tra poche ore io avrò delle riunioni molto importanti che andranno a localizzare qual è l'area dove svolgeremo questi concerti. Devono essere aree ampie proprio per permettere, come avevo detto all'inizio del mio intervento, la massima sicurezza sanitaria per coloro che, certo, appunto verranno a vedere questi concerti. Lei è anche assessore al turismo, al commercio. Ecco, allora soffermiamoci proprio su questo. Il periodo natalizio per il commercio è importante. Avete in mente qualcosa per incoraggiare il commercio, per sostenerlo? Allora, assolutamente sì, perché chiaramente il commercio è l'anima della città di Pescara. Avere questa delega mi responsabilizza molto, perché poi il commercio rientra in tutte quelle che sono le deleghe del Comune di Pescara, perché la viabilità tocca il commercio, il verde tocca il commercio, gli eventi tocca il commercio, quindi noi diciamo che sotto questo aspetto facciamo un importante lavoro di squadra per garantire ai nostri commercianti le migliori soluzioni possibili. Voglio dire che sono molto soddisfatto come assessore al turismo e quindi anche come assessore al commercio, perché noi quest'estate, non tutti lo sanno, ma Pescara ha avuto il record assoluto di presenze nella nostra città. È dovuto al fatto che abbiamo raggiunto un obiettivo in pochissimo tempo importantissimo, abbiamo centrato la bandiera blu, quindi Pescara non aveva mai avuto un obiettivo di questo tipo, e devo dire che siamo stati bravi a sfruttare questo riconoscimento che abbiamo avuto, proprio perché abbiamo avuto il boom di presenze nella nostra città. Abbiamo creato contenitori di altissimo livello, ne voglio citare alcuni già c'erano, sì. Se pensate al Pescara Jazz, a Funambolica, certo, al Premio Flaiano, alcuni già c'erano, ma altri sono stati creati con l'amministrazione che è subentrata. Basti pensare al Festival d'Annunziano, che è curato dalla regione e che il comune ha sposato. Abbiamo creato il Wheel of Fest, un festival che ha visto esibirsi a Pescara gratuitamente Amy Stewart, Clementino, i The Colors, Enula, insomma tantissimi artisti di caratura nazionale e internazionale. E beh, tutti questi eventi di altissima qualità, abbiamo creato il Festival Liberty, che ha visto tra i suoi protagonisti anche Katia Ricciarelli. Insomma,
insomma, tutti questi eventi di altissima qualità hanno portato nella nostra città davvero tantissime persone. Era quasi impossibile trovare una palma, era quasi impossibile trovare un albergo o un B&B a disposizione, e di questo siamo particolarmente orgogliosi e vogliamo continuare a lavorare su questa strada. Il commercio chiaramente ha beneficiato, diciamo, di tutte queste persone che si sono riversate nella nostra città, ed è quello l'obiettivo verso il quale va l'amministrazione di Pescara, cioè cercare di far crescere sempre di più la nostra città con tanti interventi che poi sono collaterali ma che sono necessari per sostenere il commercio cittadino. Bene, mi sembra un bel progetto, no? Come dire, quello di sostegno continuo. Non so se Luca è ancora in collegamento. Luca, sei ancora con noi? No, ok, volevo così lasciare a lui l'ultima parola direttamente da Piazza Salotto, ma visto che non c'è più, io la lascio andare ai suoi grandi impegni, perché so che la stanno aspettando, non la trattengo oltre e la ringrazio per essere stato qui, anche perché ci ha dato il là, come dire, per iniziare una sorta di ciclo di ospitate degli amministratori delle varie città capoluogo d'Abruzzo. Sono io, se mi permette, a ringraziare dell'invito, e sono anche contestualmente a scusarmi, perché proprio questa mattina abbiamo, come le dicevo, abbiamo proprio degli incontri per individuare l'area dove possiamo, insomma, dove speriamo di poter svolgere i concerti di Natale e tutti gli eventi che noi faremo al centro di Pescara. Quindi abbiamo delle riunioni che purtroppo incombono in questi giorni, e quindi vi ringrazio ancora e mi scuso con voi e con tutti. È giusto che sia preso da faccende serie, ci mancherebbe. Grazie all'assessore Alfredo Cremonesi. Adesso andiamo con un tantinello di pubblicità e poi, come sapete, essendo mercoledì, con noi ci sarà Raffaella Mammarella, la nostra consulente di bellezza, che vedo ha portato con sé tanta robina buona. State lì. Ed eccoci dalle luminarie alla luce che porta con sé la nostra Raffaella Mammarella. Buongiorno. Allora, punto e a capo, come si dice, io appoggio tutto, penna, cartellina, perché vedo che siamo pronti a fare un bel minestrone. No, oggi non cuciniamo. Mi fa impazzire. Allora, ha portato nell'ordine cetrioli, patate e camomilla. Quindi possiamo mangiare una roba leggerina, poi una camomilla e tutti a nanna. È vero. Raffaella, la bellezza oggi passa attraverso questi ortaggi. Perché? Ma perché questi sono... Non cuciniamo oggi. Tu vuoi rubare il posto a Jennifer Di Vincenzo? Ecco, lo so. Jennifer, non lo permetterò, stai tranquilla. Si scherza. Semplicemente dei rimedi naturali per andare a contrastare l'inestetismo di cui parleremo oggi. Cioè? Le occhiaie e le borse. Chi ti può ringraziare? L'inestetismo che colpisce un po' tutti, giovani e non. Io ormai la firmo, ci metto anche il brand, la mia borsa è il brand. Lo so. E partiamo ovviamente dal dire cosa sono le occhiaie e le borse, ecco, perché a volte si confondono e si pensa che siano la stessa cosa, ma non è così, perché, come sappiamo, le occhiaie si manifestano sotto forma di aloni grigio-bluastri nella zona sottostante dell'occhio. Sì. Mentre le borse, ahimè, si presentano con dei gonfiori, con una lassità del tessuto e quindi questo accumulo di edema e di adipe che si forma nella parte sottostante sempre degli occhi. Ecco, li accomuna il fatto che attaccano la stessa area, ma non sono proprio stesse, non sono la uguali. Stessa, è vero, esatto. Si confondono spesso. Esatto. Partiamo anche dal dire che il contorno occhi, Paola, è una zona del corpo che va molto trattata, perché è la parte più delicata del nostro viso. È la zona che ha la pelle più sottile, quindi manca di uno strato rispetto a tutto il resto del corpo, e se non viene trattata, ahimè, gli occhi, come si dice, sono lo specchio dell'anima, anche dell'età. Dagli occhi traspare tutto quello che noi in quel momento siamo.
Allora, e quindi detto questo, che quindi è una zona delicata, va trattata, certo. Esiste questo inestetismo, è sempre solo un inestetismo o c'è anche una faccia, come dire, problematica, allora, sì, in termini di salute? Sì, può essere anche sì. Lo specchio di una patologia, poi ovviamente lì dobbiamo affidarci al nostro medico e farci consigliare, perché ovviamente se c'è una patologia che può essere per esempio un'anemia, l'anemia si manifesta, la prima cosa sono le occhiaie e poi tutto il resto. Ovviamente andando a curare l'anemia va via anche le occhiaie, però in quel caso lì si parla più di un aspetto medico, quindi lì andremo a chiedere consiglio al nostro medico. Certo, esula dal contesto estetico. Sì, sì, stiamo sì. Sull'estetica, noi come siamo sempre. Sull'estetica, sull'inestetismo, e quindi spieghiamo quali possono essere le cause di questi inestetismi fastidiosissimi. Allora, innanzitutto... Dormire poco. Dormire poco, lo stress, e nel caso delle occhiaie anche una cattiva alimentazione, un'esposizione continua al sole o alle lampade, sono una causa molto importante perché ovviamente vanno a seccare ancora di più lo strato del contorno occhi e quindi ahimè gli occhi poi ne risentono. Sì. L'abuso di alcol. Hai capito? Perché quando magari veniamo fuori da una serata un po' più brava e ovviamente magari se abbiamo bevuto un bicchiere di vino in più o addirittura un super alcolico, ci svegliamo che siamo molto più gonfi e gli occhi ahimè ne risentono. Ma perché si ferma qui il cioè, si crea più l'alcol. ritenzione idrica sì le occhiaie soprattutto. Cioè se voi lo bucate esce fuori il vino, no? No, fino a questo punto col no. Bicchierino mette... Ok, tutto chiaro. E quindi cioè, e poi il fumo anche il no? Fumo, il fumo e l'alcol sono delle terie. Poi il fumo ingiallisce anche sotto sì, gli occhi sì, ma il fumo comunque quando si fuma e ovviamente il fumo arriva sul viso sappiamo cosa c'è dentro. Sappiamo, non lo sappiamo in realtà, però c'è di tutto in una sigaretta. Però poi abbiamo paura a farci il vaccino. Paola, questa è una cosa che è un ancora capisco però va bene. Ci fumiamo di tutto, ci mangiamo, fumiamo di tutto, ma purtroppo va bene, non apriamo questa polemica. Stiamo infatti, sulle carote, le patate, carote, i cetrioli e le patate che va bene. Le carote mancano per il brodo finale. Un'altra causa potrebbe essere una fragilità capillare. Perché? Perché ovviamente la parte del contorno occhi, essendo più sottile, se c'è una fragilità capillare, l'area, diciamo, questo alone bluastro si nota di più. Quindi cosa fare? Quali possono essere i rimedi? Innanzitutto bere tanta acqua, perché bere quello l'acqua fa bene a tutto, fa bene, non c'è niente tutto, da fare, ogni volta si io parte, lo dico sempre perché è un consiglio di sì, salute, sì, di bellezza, sì, 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 sì. Non mi stancherò mai di dirlo. Mi viene sete ogni volta che lo dico. Vorrei bere. Poi si possono, in commercio ci sono tantissime creme contorno occhi. Molti sieri. I sieri. Dici la differenza tra la crema e il siero. Il siero è più asciutto. Il siero è più secca. La crema sì, ha delle molecole un pochino più grandi. Il siero si asciuga prima. Infatti il siero non va mai messo da solo, va messo sempre sotto la crema, che altrimenti sotto, non sotto, sopra. No, sotto la crema. Ah, prima il siero qualche e poi la crema. Qualche goccia di siero e poi mettiamo la crema, perché il siero essendo molto acquoso, ovviamente si asciuga e dà proprio un effetto tensore. Per chi ha una pelle secca il siero insomma può dare fastidio, però è fondamentale perché il principio attivo, cioè è ricco di principi attivi il siero, quindi è importantissimo metterlo. Consiglio anche, ci sono dei contorno occhi a stick che hanno un piccolo roll-on alla base, quindi hanno questa sfera metallica che passato sul contorno occhi fa anche un drenaggio, quindi svolge anche un drenaggio dei liquidi. Quello potrebbe essere un'ottima alternativa. Ovviamente ricordiamo che tutti i consigli che ci dà Raffaella sono assolutamente alla portata di tutti, sì, li trovate sì, nei supermercati e nei negozi sì, di estetica, decisamente. Bene. E poi per esempio una cosa che potrebbe farci bene è mangiare dei cibi freschi, soprattutto frutti rossi, perché i frutti rossi come mirtilli, lamponi, il melograno aiutano a rafforzare la parete dei capillari, quindi soprattutto in questa zona
e aiuta tantissimo quindi nell'ossigenazione e aumenta, migliora, più che aumentare, migliora la microcircolazione. Un bel succo di mirtillo al giorno, sì, e l'occhio. Ottimo, Paola, sì, ottimo. Tra l'altro è buonissimo. Che fa bene anche, tra l'altro, ai capillari delle gambe, non solo del viso, proprio ai capillari in generale, perché rafforza proprio la parete dei capillari. Prendete appunti, segnate, queste sono cose, sono consigli importanti. Poi, per esempio, prima di arrivare al cetriolo, per esempio, ci sono degli impacchi, fanno molto bene gli impacchi freddi. Quindi si potrebbe prendere o direttamente un cubetto di ghiaccio, lo avvolgiamo in una pezza di cotone o di lino, e lo mettiamo, queste cose le consiglio due volte, un paio di volte al giorno sarebbero l'ideale, mattina e sera. Certo, la mattina è un po' più difficile. La sera non la vedo però fattibile. Però la sera, sì. Prendiamo questo cubetto di ghiaccio e lo mettiamo, ci tamponiamo proprio l'occhio. Ah, intero? Quindi non tutto solo l'occhio, la parte... dalla parte interna fino all'esterno, fino ad arrivare alla tempia. Perché facendo questo movimento a mezzaluna si va a svolgere anche un drenaggio dei liquidi, quindi oltre a sgonfiare, il ghiaccio ovviamente migliora la circolazione. Ah, oppure contemporaneamente lo massaggia e quindi mette in circolazione. Esatto, perché c'è sempre un problema di microcircolo, quindi oppure per esempio un impacco con la camomilla, perché ho portato la camomilla. Lo faccio spesso quando mi sento gli occhi affaticati, perché la camomilla poi magari... effetto placebo, non lo so, però dà l'impressione di la questo camomilla, ristoro. La camomilla è un decongestionante ed è un lenitivo, quindi quando anche abbiamo gli occhi un po' arrossati, che ci bruciano, si può mettere in infusione la camomilla, si fa raffreddare perché deve essere sempre freddo. Una bella bolletta. Non è proprio l'ideale. Giocate le ciglia. Anzi, mettendolo in frigo ancora meglio. E si potrebbe addirittura mettere... fredda, è meglio? Fredda, sì, il freddo, il freddo di qui sopra, sì. E si potrebbe prendere proprio la bustina di camomilla e metterla direttamente sugli occhi. Ah, è vero, io vado sempre con lo cotone. Oppure, sì, anche col dischetto, il cotone, dischetto, si beve di questa soluzione. Ancora meglio se si va in erboristeria e ci facciamo dare, oltre alla camomilla, quindi erba proprio essiccata, la betulla e la centella asiatica, che sono degli ottimi drenanti. Quindi insieme alla camomilla si va a decongestionare e drenare nello stesso tempo. Ottimo, soprattutto per le borse, questo, perché le borse vanno molto drenali, c'è proprio un accumulo di liquido. Le borse tendono a venire fuori con l'andare del tempo, quindi le notiamo più nelle persone un po' più over. Cioè non è un problema dei giovani, o ci sono i giovani che ci hanno... Ci sono, per chi ha una predisposizione, una genetica, sì. Lì in quel caso purtroppo dobbiamo convivere. Ma il fatto che i giovani dormono poco... Occhiaie, Paola. Occhiaie, tu li vedi con le occhiaie. Sì. Se la cavano con le occhiaie basta un sonno e va via tutto. Sì, quindi la borsa è un pochino più faticosa. La borsa, sì. Alla borsa addirittura si arriva addirittura alla chirurgia estetica, perché... va incisa in alcuni casi, sì, le borse sono... Poi le borse cosa fanno? Siccome c'è questo accumulo di posa, ecco perché ti dico che vengono fuori quando si è un po' più in là con l'età, perché la pelle è un po' più atona, quindi quando si forma questo gonfiore che si porta dietro, che si porta dietro, che è meno il tessuto elastica. È meno elastica, infatti vediamo proprio un cedimento della zona, non so se ti è mai capitato di vedere qualcuno con delle borse accentuate, ha proprio l'occhio che cede, tende ad andare in giù, perché lì c'è il peso dell'edema, del liquido che ristagna. Chiaro, certo. E poi... quindi facciamo questi impacchi di camomilla. Quanto tempo generalmente? 15 minuti, 20 minuti. Ma bisogna sempre ribagnare e rimettere, giusto? Beh, esatto, classico. Esatto. La mettiamo in frigo un'oretta, dopodiché bagniamo. Se usiamo i dischetti di cotone, li imbeviamo alla soluluzione e li lasciamo sugli occhi. Li lasciamo proprio appoggiati. Oh, sì, che bello. Che coccola. E poi altrimenti c'è il rimedio della nonna. Ecco perché ho portato. E arriviamo alle patate, ai cetrioli. Perché? Perché sia le patate, quindi l'amido soprattutto, che i cetrioli hanno un effetto decongestionante e drenante. Quindi perché quando si pensa alle occhiaie ci immaginiamo i cetrioli sugli occhi? Perché il cetriolo è proprio l'ortaggio per eccellenza per andare a contrastare questo inestetismo. Come lo possiamo utilizzare? Io qui ho fatto delle fettine per far vedere proprio lo spessore, che non deve essere né troppo spesso e né troppo sottile. Sì. Cosa andiamo a fare? Lo friggiamo. Allora, no! Si possono anche alternare, quindi magari la mattina useremo la patata, la sera il cetriolo. Povera Raffaella che deve ogni volta...
Deve schivare, no? Tutte le trappole. Ma sì, perché se no mi fai ridere della fine. Ma se no... Ok, quindi questa patata che ci facciamo? La mettiamo direttamente sugli occhi, la affettiamo classico, e la mettiamo quello che ogni tanto occhi. Si vede nei film, bravissima, con il cetriolo, bravissima, la patata sull'occhio. Bravissima. Oppure, ma quindi fanno effetto davvero, certo, queste cose? Certo. Non sono soltanto cinematografiche? No, perché hanno dei principi attivi, sono ortaggi che hanno dei principi attivi, che non solo mangiati, ecco le patate mangiate magari, insomma, però ecco, usate a crudo. Chiletti di troppo. Esatto. I cetrioli invece si può fare anche un'altra cosa, oltre che affettarli e mettere direttamente la fettina sull'occhio, possiamo andare a mettere in un mixer un cetriolo, anche con tutta la buccia, crudo, lo sciacquiamo bene crudo, e quando si va a frullare il cetriolo si viene fuori una forma di una specie di pappetta, proprio di salsa, si mette in frigo. Si lascia in frigo, lo possiamo preparare anche la sera prima, quindi si lascia tutta la notte in frigo. Dopodiché si prende la fetta di patata, ci si mette sopra questa salsina di cetriolo e si mette sugli occhi, dalla parte della crema, quindi a mo' di maschera. 20 minuti, Paola, ed è fantastico. Cioè, non chiude l'occhio, non si appiccica. No, sì, si appiccica, ma tanto si sta con gli occhi chiusi, quindi tenendo quella fetta di patata con la cremina, è proprio un mammo di maschera per il contorno occhi. Ma che meraviglia. Sì. Che meraviglia. Senti, ma questi consigli, diciamo, questi prodotti, noi siamo abituati, come ti dicevo, cinematograficamente a vederli, queste patate, cetrioli sugli occhi. Sul resto della pelle non hanno questo stesso effetto, perché si mettono sempre solo sugli occhi? Perché sono molto drenanti, quindi ovviamente la zona che si gonfia sul viso sono gli occhi e il contorno occhi. Poi avendo anche un effetto decongestionante, sul viso, sì, per esempio il cetriolo frullato lo si può spalmare anche su tutto il viso, però sull'occhio ha un effetto più visibile, perché l'occhio tende appunto, come ti dicevo, ad avere più, diciamo, più problematiche. Subisce un po' di più rispetto al viso, ma si può tranquillamente spalmare anche sul viso. Il cetriolo frullato d'altronde è a mo' di maschera, perché viene proprio una pappetta, quindi si può mettere su tutto il viso. Sugli occhi si può mettere con la fettina di patata. Anche così si può fare. Beh, mi sembra che siano consigli alla portata di tutti, cioè basta avere a casa veramente un cetriolo, una patata, però questa cosa deve diventare una buona abitudine, perché fatto una volta, fatto due volte, il beneficio un po' si perde, no? Certo. Il contorno occhi va curato, a parte questi rimedi proprio naturali, che a volte purtroppo non si ha nemmeno il tempo di poterlo fare, però almeno con una crema, un buon contorno occhi, sempre. E questo vale per gli uomini e vale per le donne. Ma tra l'uomo e la donna, tra borse e occhiaie c'è differenza? Assolutamente ne soffrono allo stesso modo? Esatto. Assolutamente. Senti, invece questo è un problema, diciamo, per le donne, il trucco sull'occhio come agisce in termini di invecchiamento? Cioè, L'occhio va sempre struccato, Paola. Io comunque tante persone che conosco, a volte è capitato che sono andata a truccare delle mie amiche, erano talmente entusiaste del trucco, del make-up, che ci sono andate a dormire per poterlo tenere il giorno dopo. Che capisco l'entusiasmo. Come si fa? Non lo so, perché anche poi non c'è l'occhio. Guarda, il trucco non si sposta, però sicuramente... Ma si sporca il letto. A parte che si sporca il letto, ma la pelle comunque traspira. E quindi capisci che non è proprio buona abitudine. Quindi gli occhi vanno sempre struccati, sempre, sempre, sempre. Se c'è del trucco, con acqua micellare, con degli oli detergenti, altrimenti con il latte detergente, tonico. Però, ripeto, come ti ho detto all'inizio, la zona perioculare è molto sensibile, quindi non va mai tralasciata. Ma chi si trucca tutti i giorni, un po', al di là del fatto che poi si strucchi, un po' lo va ad invecchiare l'occhio? O rispetto il trucco, a chi non si trucca? Rispetto a chi non si trucca. Beh, cioè, sono sempre prodotti... non sono prodotti naturali. Adesso stanno venendo fuori anche delle linee, diciamo, più naturali, però è sempre una polvere, è sempre un prodotto che è colorato, che viene messo sul viso. Quindi sicuramente rispetto a chi non usa il make-up, la pelle ne subisce un po' di più, ecco. Certo. Senti, gli occhiali possono aiutare? Sì. Per esempio l'occhiale da sole, noi d'estate siamo abituati a portarlo per una necessità. Ma anche d'inverno andrebbe portato l'occhiale da sole, soprattutto per chi ha degli occhi chiari. Però qua parliamo dell'iride. Si parla dell'occhio. Oppure chi ha gli occhi chiari ha sensibile più anche la pelle. È anche più sensibile, perché l'occhio chiaro è sinonimo di una pelle un po' più chiara.
normalmente, a meno che poi non c'è una genetica perfetta, quindi trovi il mulatto con gli occhi verdi, vabbè, lì però è vero che è insolito, magari ecco, gli occhi la chiari pelle tendenzialmente scura. Sono più, io che ho gli occhi chiari ho una pelle sensibilissima. Beh, guardiamo gli svedesi, esatto, e sì, i lati sudamericani per esempio non hanno di questi problemi. Però ecco, l'occhiale va sempre, è sempre una protezione in più. L'occhiale da sole, io lo quindi anche d'inverno, anche d'inverno l'occhiale da sole. Sì, 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 sì. Senti, lo sforzo nella vista, ti faccio questa domanda perché molto spesso ci sono persone che sanno di dover portare gli occhiali, no? E si rifiutano e quindi stanno spesso così. Tu li vedi che hanno questa espressione quando devono leggere qualcosa. Sì. Quella roba lì che diventa massacrante per il Molto bene, arrivederci, è stato un piacere. Massacrante perché poi quelle famose zampettine di gallina. E quelle non le togli più. Quelle poi ci si deve lavorare, ci la si deve lavorare. La punturina, che il trattamento. Che posizione hai nei confronti della chirurgia estetica? No, sono favorevole, sì. Sono favorevole, ma sono sfavorevole all'abuso. Perché poi si vedono degli scempi in giro, Paolo, obiettivamente. Però se possono aiutare, sì. Perché comunque strafare, no. Perché andare a cambiare letteralmente i connotati al viso, no. No, certo. Però certo. Possono essere di aiuto, sicuramente. Ma sono molte le persone che intervengono sugli occhi in termini di chirurgia. Perché io sono abituata sulle labbra, no? Si vede le labbra diventate, che poi sono tutte uguali. Cioè purtroppo sì. Hanno queste labbra, per carità, con tutto il rispetto, perché bisogna piacere a se stessi, e se uno ne sente la necessità io alzo le mani, però diciamo che il rifarsi le labbra va per la maggiore. Gli occhi, intanto che tipo di interventi ci sono? Gli occhi si possono fare, dipende poi, perché per esempio c'è la blefaroplastica. Che cos'è? Che è un intervento che va per questo, per chi ha per esempio la palpebra molto chiusa, quindi va a rialzare un pochino la palpebra, le borse per esempio, oppure il botulino. Il botulino va a, in qualche modo, ad aprire un pochino lo sguardo. Poi, ripeto, se si calca... Ma il botulino non si fa solo, si fa proprio anche sull'occhio? Sul contorno occhi, sì. Perché è una sostanza che, adesso non entro nello specifico perché più, ripeto, più medica la cosa, però è una sostanza che va in qualche modo a paralizzare la muscolatura, diciamo, detto così può essere... Uno si immagina. No, però comprendo però quello che vuol dire. Se si calca la mano, certo, si vedono delle persone che sembra che hanno questo sguardo. Non hai più l'elasticità, no, perché ovviamente hai riempito gli spazi, la pelle non si muove più. Però fatto, dosato in maniera corretta, dà anche dei bellissimi risultati, per chi ha un contorno occhi molto segnato. Insomma, se ci si affida a persone competenti, soprattutto che non osano andare lì e spingere un po' la mano, allora sì, si hanno dei bei risultati, altrimenti ci si... i nuovi mostri. No, ma poi credo che un po' si perde la propria identità, no? Si perde quei quando tratti, esagera, ma a volte anche quella rughetta, adesso non vogliamo fare... Ma la rughetta è tanto bella. Ma Paola, io sono un po' per il pensiero di Anna Magnani, no? Sai, Anna Magnani diceva ci ho messo una vita a farmi ste rughe, me le vuoi togliere? Ecco, diciamo che a me piace molto pensarla così, la penso così, e credo che quella ruga di espressione poi ci identifichi, no? E racconti di noi, racconti la nostra storia. Però detto questo, risottolineo perché ci tengo, non è assolutamente un giudizio verso chi sente il bisogno agire, perché bisogna guardarsi allo specchio, piacersi e riconoscersi, ed è fondamentale, insomma, a volte ricorre. Io vedo che c'è una mosca qui che nel frattempo si sta gustando il cetriolo. La prossima volta la patata, arriverai con carote sedano. Non lo so, completiamo il l'insalata. Completiamo l'insalata. E tra l'altro stiamo ricevendo diversi messaggi da telespettatrici. Bene. A parte ti fanno i complimenti, grazie, ti seguono. Grazie, io ricordo grazie. Che chiunque vuole entrare in contatto con la nostra Raffaella può farlo al 379-29-21-001. Per le vostre mail invece vi ricordo matine@rete8.it. è un tema molto, diciamo, che ricorre nei messaggi e nelle chiacchierate anche quando incontro, fate parlare,
di questi inestetismi sì. sotto sì, sì, sì. E parleremo di quello sotto dai, ma, allora. Ma si può fare qualcosa del allora genere? si può non si tolgono, perché qui c'è anche il problema della pelle, la famosa sottile pappagorgia, sì, è una cosa molto sentita nell'età sì. devo dire, perché comincia a c'è nell'età c'è perché c'è di tutto esatto. signora Maria, soprattutto nei soggetti molto molto magri. Perché ovviamente veramente. Quando, sì, Paola. Quando si è un po' più in carne, infatti io consiglio, questo è un consiglio forse perché sono di parte, non lo so, però dopo i 40 anni consiglio di avere un paio di chiletti in più e non in meno. Perché? Perché avere un paio di chiletti, ovviamente sì. non andiamo sull'esagerazione, perché la pelle del viso è più turgida. Allora noi siamo a buon punto, siamo i nostri chiletti in più, siamo messi bene. Più allora si questo, è esili, più si è magri e più il tessuto è sottile e cede e si segna. Più si è in carne, facci caso Paola, le persone in carne hanno questi visi belli, questa pelle liscia, vero, sì. questo è vero, questo perché è l'adipe vero. Aiuta in quello. Questo è vero, però adesso non vi incoraggiamo a mettere su chili perché... No. Parlavo di un paio di chiletti. Da un eccesso a un altro. Però insomma mi andava di dare questo messaggio perché certo. molti, anche quando mi hanno fermato ultimamente, perché non fa parlare l'estetista di questo inestetismo? Sì. Che effettivamente sembra essere un qualcosa di molto sentito, per cui potremmo farci, certo, potremmo no. farci una puntata. Come no, come eh? No, come allora, no, intanto, allora, io vi ricordo ogni mercoledì questo spazio dedicato alla bellezza e adesso andiamo un po' in pubblicità e poi andiamo a parlare con Jenny Pacini, che è una giornalista. Insomma, tra poco parleremo anche del mondo animale, ma insomma, lei è una bello. Reporter, una giornalista che ha messo la sua firma in diverse produzioni, si occupa anche di economia e vogliamo conoscerla meglio, per cui al centro ci sarà proprio lei e questa nuova produzione. Andiamo un po' in pubblicità, mi raccomando, restate qui su Rete 8 con Rete 8 Mattine, non andate via. Grazie Raffaella. Grazie a te. Ci ritroviamo Paola. Puntuali senz'altro, qui mercoledì prossimo. Senz'altro, bene? Senz'altro, grazie. Grazie. Questa musica che c'è, come un tuono che risuona e che ti invita a vincere ogni sfida.
Ci troviamo in Abruzzo, nell'area marina protetta del Cerrano. Qui la natura è davvero sorprendente e la fauna è tutta da scoprire. Sulla spiaggia troviamo il fratino, che è una piccola specie di uccellino trampoliere che sfrutta la zona dunale per costruire il suo nido e proteggere le sue uova, nonché come fonte di cibo. E quella che avete visto è una nuova avventura intitolata Go Wild, in onda su Rai Gulp, che vede in primo piano una produzione abruzzese, quella di Mente Locale, e un volto, nonché una penna, molto stimata del giornalismo nazionale. Parlo di lei, Jenny Pacini, benvenuta. Grazie Paola, grazie per avermi accolta nel tuo super salotto natalizio. Grazie a te di essere venuta così bella colorata, ci dai un tocco d'allegria questa mattina. Ti abbiamo visto in questo piccolissimo filmato che dà uno spaccato di questa nuova avventura Go Wild. Come nasce questa idea, come ti stai trovando? Raccontaci un po', Jenny. Allora Paola, Go Wild, Animali in città è un format che comprende 20 puntate che abbiamo girato da gennaio a giugno ed è una produzione, come dicevi prima, abruzzese di Mente Locale, quindi con il noto Vincenzo D'Aquino e Stefano... Chi è Vincenzo D'Aquino? Chi è Vincenzo D'Aquino? Vincenzo D'Aquino? No, non viene qui tutti i giovedì, no! Esatto. E, nasce appunto da un'idea che ho avuto proprio incentrata sulla relazione, il rapporto tra animali selvatici e non realtà urbane. Vincenzo l'ha accolta, ha creduto nel progetto che abbiamo poi proposto a Rai Gulp, a Rai Ragazzi, che ci ha ovviamente incoraggiati e supportati. E insomma, poi la messa in onda è proprio dal 24 di novembre, tutti i giorni su Rai Gulp alle 16.30, escluso il martedì. E ovviamente il format è presente anche su Rai Play. Io immagino che questa bellissima idea assolutamente originale un po' sia venuta in tempi di pandemia, perché abbiamo visto le città rinvase poeticamente, direi, da animali che non siamo certo abituati a vedere in città, è così? Cioè. Esattamente. E in questo ringrazio il direttore Luca Milano, il direttore di Rai Gulp e la vice direttrice Mussi Bollini che hanno, diciamo, lavorato su quello che era il mio progetto originale, perché io avevo girato una puntata zero, questo ante pandemia, nel 2018, sì. Sugli animali, sugli animali selvatici in Italia. Poi sono stati loro a dirmi: ma perché non decliniamo il tutto sulle incursioni di questi animali in città, che ormai è un fenomeno sempre più diffuso, a prescindere poi dalla pandemia, ma hai ragione, lì col silenzio, l'assenza dell'uomo, si sono riappropriati. Abbiamo un po' visto come potrebbe essere, no? La città cominciare adesso in caso di estinzione dell'essere umano. Esatto, quindi i delfini che si avvicinano, ma anche i lupi, gli orsi, però questi sono fenomeni, Paola, che ormai sono all'ordine del giorno a prescindere dalla pandemia, perché c'è questo fenomeno che è il sinantropismo, per cui... Ah, si chiama così? Sì, queste specie vivono sempre di più a contatto con l'uomo e questo perché trovano i loro vantaggi nelle realtà urbane, ad esempio dei rifugi dai predatori, ma anche un clima più mitigato e poi fonte di cibo sono le città, certo. Perché i rifiuti che noi abbandoniamo... L'osso che giorni fa è entrato in pasticceria. Esatto, esatto. Che meraviglia. Mi piace molto tutto questo e tu immagino che abbia visto cose che noi umani non possiamo neanche immaginare, tipo? Allora, 20 puntate e 20 animali, quindi puoi immaginare che spettacolo immersivo. È chiaro che avvistare, riprendere e filmare gli animali selvatici non è semplice, però sono entrata appunto in contatto con delle realtà veramente straordinarie che sono i centri di recupero fauna selvatica sparsi in tutta Italia, la LIPU, sì. Ma anche le aree protette, piuttosto che dei rifugi per gli animali esotici abbandonati. Ho fatto esperienze di bird watching, whale watching, wolf watching e anche di citizen science, che sono tutte esperienze wild che si possono fare per conoscere più da vicino e imparare anche a tutelare questi animali. Cosa hai scoperto di te vivendo questa avventura? Beh, sicuramente che il mio amore per gli animali è atavico e quindi è stata una conferma di questo amore e che bisogna veramente rispettare, al di là della retorica, questi animali.
perché non bisogna assolutamente dare da mangiare agli animali selvatici, quindi Saint-Exupéry, la volpe che si avvicina, confidente, no, non bisogna darle nulla. Piccolo Principe resta un bellissimo libro, lasciamolo lì. Esatto, bisogna appunto evitare di entrare il più possibile in contatto con loro per preservare la natura selvatica e anche tutelarli da quelli che possono essere, come ben sai, incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo, basti pensare ai cinghiali, non solo alle volpi. E quindi bisogna assolutamente approcciarci a loro al di là di comportamenti antropocentrici, quindi no selfie con la volpe in giardino e non inseguire soprattutto gli animali selvatici. Ci sono dei video inquietanti di persone che filmano questi orsi, il nostro orso bruno marsicano nei borghi, li inseguono in auto, a piedi, li spaventano. Anche perché non sappiamo davvero come possono reagire, poi la colpa è sempre dell'animale, certo. Quando quindi giustamente l'istinto li porta a difendersi da non sanno cosa, perché è qualcosa di nuovo sicuramente per loro. Fai bene a ricordare queste cose, ma io mi voglio soffermare sulla prima cosa che hai detto quando ti ho chiesto cosa hai scoperto di te, che il tuo amore per gli animali è qualcosa che hai sempre avuto e che ti ha portato adesso quindi a entrare in contatto con loro miscelandolo al tuo lavoro, alla tua professione. È un mondo ideale, è questo. E questa è la collocazione ideale di Jenny Pacini. Sì, Paola, tantissimo. Avevo avuto un'esperienza anni fa a contatto con animali di un certo tipo. Mi riferisco a un'esperienza straordinaria che ho fatto per Federparchi nella Repubblica Democratica del Congo, in Kivu, che è la regione dei grandi parchi, dei grandi laghi. E lì, on assignment, avevo fatto un documentario sui gorilla di montagna, il Beringhei Beringhei. E quindi avvistarlo nel suo habitat naturale, soprattutto minacciato da pericoli, da bracconieri, da deforestazione, insomma è stata un'esperienza molto intensa. Quindi lì ho suggellato il mio rapporto, diciamo, tra lavoro, passione, animali. Nostra nuova Licia Colonno, ti ci vedi? Diciamo che con tutte le dovute differenze, perché poi ciascuno è se stesso, certo. Giusto per far capire a chi ci sta ascoltando quello che è il mondo, insomma, che stiamo toccando, un giornalismo legato alla natura, al mondo della natura. Sì, questo mi piace tantissimo, anche se mi focalizzo su tanti altri aspetti, però è interessante anche un po' più avventurosa forse di Licia Colò. Non lo so, Licia Colò ha girato certamente più di me, però io, diciamo, sono partita con velleità un po' di reporter in zone di conflitto, ho fatto un po' esperienze di quel tipo e quindi gli animali, diciamo, che arrivano dopo, però io parto con quello slancio. Vedendo un po' quella che è la tua biografia e il tuo curriculum, definiamolo così, professionale, e credo che tu abbia proprio una propensione verso l'avventura, l'avventuroso, il pericolo, il rischio e quant'altro, perché sei una giornalista, una reporter, e questo ti ha portato, come stavi già accennando, in luoghi anche abbastanza inquietanti, ma questo mondo forse è la tua zona di comfort ed è qualcosa d'altro, perché è molto più rassicurante rispetto a tutto quello. Come convivono queste tue due anime, Jenny? Ma l'idea di raccontare storie dimenticate anche in zone e territori difficili mi è sempre piaciuta. La mia tesi di laurea in comunicazione multimediale, ovviamente giornalistica, è stata proprio sui campi profughi saharawi in Algeria. Cioè queste storie, queste cause, questi popoli un po' in zone d'ombra, relegate soprattutto dall'agenda setting occidentale, perché noi parliamo veramente pochissimo di esteri, soprattutto in Italia. E quindi raccontare storie incentrate sul sociale, storie dimenticate, storie lontane, anche in zone difficili, mi è sempre piaciuto. Non riesco a fare solo questo come lavoro, però ecco, è il solco sul quale mi piacerebbe muovermi sempre di più anche in futuro. E in tutto questo, Abruzzo Economia, di cui sei direttrice, parliamo di questo bimestrale che dal titolo avrete capito di cosa si occupa, che cosa c'entra? Mi smarrisce tutto ciò, Jenny. Vabbè, rientra sempre nell'ambito giornalistico, essendo abruzzese,
Ed essendo Abruzzo ci arriviamo, in quelle economie. Ed essendo freelance, perché non dimentichiamocelo, noi giornalisti freelance dobbiamo poi essere tentacolari. Cioè, ma come bello che sia, esatto, no? Quello ci rende... Esatto, quindi siamo versatili e quindi è un'esperienza molto bella che faccio con Mirus e da qualche anno e anche da lì attingo, insomma, molte energie, è molto interessante. Ti piace, insomma, è qualcosa... Quindi sei abbastanza... poliedrica in questo, riesci, hai una mente elastica evidentemente, però i tuoi studi non sono studi di economia o sì? Cioè no, tu no, vieni no. da quel mondo? No. Ma come ci sei incappata? Cioè cos'è che ti ha portato là? Mi incuriosisce questa cosa. Ah, ad Abruzzo Economia? Sì. Allora no, io sono laureata in lettere e filosofia e poi ho fatto questa specializzazione, questa specialistica in giornalismo e semplicemente avevo finito da poco una produzione per Rai Gulp, Rai Ragazzi. E ricordo, ne approfitto per dire, che Rai Gulp non è Rai Yo-Yo, cioè nel senso il target è 10-14, quindi non i bambini, okay, o non solo i bambini, e poi si rivolge anche ai genitori, quindi Go Wild, insomma lo possono guardare adulti e piccini. E quindi dicevo, avevo finito questa produzione che era un magazine, la TV Ribelle, che mi portava in giro per tutta l'Italia, ero la ragazza con la valigia per questi servizi, e tornata all'ovile a un certo punto mi sono ricollocata incontrando il mio editore Michele Russo e mi ha proposto questo progetto sfidante e molto immersivo nel territorio, nelle realtà imprenditoriali e l'ho colto, diciamo, svecchiando un po' quella che era la vecchia edizione, cercando anche di fare delle inchieste con la penna di Maurizio Di Fazio, piuttosto che dei reportage grazie, fotografici Maurizio. Con Stefano Schirato, con cui poi ho sempre lavorato a prescindere da Abruzzo Economia, e quindi abbiamo un po' ridato l'info a proposito a questo di progetto. Stefano Schirato, con lui hai fatto diverse cose, tra l'altro anche risvegli questa, sì, questo reportage all'interno degli ospedali, dell'ospedale di Pescara, se non sbaglio, in tempi di Covid. Che esperienza è stata quella, Jenny? Molto intensa, Paola, perché eravamo tutti chiusi e questo evento di portata epocale ci ha investiti e per cui non facevamo altro che sentirci io e Stefano quotidianamente per cercare di capire come raccontare questo presente. Si parlava ovviamente solo di dati drammatici, di morti, Bergamo, eccetera, eccetera, per cui a un certo punto gli ho detto ma se raccontassimo invece il bello in tutto questo, cioè chi si risveglia, chi ce la fa? Ed è stato veramente tosto perché abbiamo seguito delle persone in terapia intensiva, non tutti ce l'hanno fatta, perché noi dovevamo anche fotografarli e raccontarli prima del risveglio. E poi è stato di una bellezza veramente abbacinante incontrare e conoscere da vicino i risvegliati che ci hanno raccontato queste storie in un limbo molto, molto profondo e questo amore per la vita. E quindi... Insomma, il progetto poi lo abbiamo portato anche all'estero, è stato pubblicato dal Foreign Policy, è stato bello, insomma, raccontare così la pandemia. Tu adesso, abbiamo parlato di questo impegno di Go Wild che in realtà per te si è già chiuso perché la produzione è finita, il risultato ovviamente è in TV, però non ci stai lavorando in questo momento se non a livello di promozione. Avete lavorato 6 mesi poi, se non sbaglio. Sì, a quel Paola, progetto. In piena, proprio in piene zone rosse, zone già, cioè è capirai. Stato difficilissimo, difficilissimo, però posso ce l'abbiamo fatta. Posso solo immaginarlo. E adesso in cosa ti stai impegnando, Jenny? Visto che insomma, noi parliamo di quello, ma non ti impegna nella quotidianità, cosa stai lavorando? Sto scrivendo un nuovo format, sempre per Rai Ragazzi, sull'arte. Raccontata sempre più piccoli e ovviamente supportata dal mio producer del cuore che è Vincenzo D'Aquino. Bello, mi sembra qualcosa di molto interessante. Ma a proposito, stiamo parlando di Rai da un po', ma la Rai come ci sei arrivata, Jenny? Allora, anche qui è un'esperienza molto bella per me perché una mail, cioè meritocrazia, nel senso che ho girato una puntata a zero con un filmmaker che stimo molto, che è il mio socio e regista Riccardo Alessandri di Torino. E ho girato una puntata a zero in Abruzzo, proprio sugli animali. Ah no, tu dici prima ancora di Go Wild, perdonami. Sì, prima ancora di Go cioè, Wild. Come sei proprio arrivata, sei approdata alla Rai?
Ho fatto dei colloqui più che dei provini, perché cercavano un'inviata per questa trasmissione di cui ti ho parlato, che è la TV Ribelle, e mi sono linkata con la vice direttrice, che è ancora vice direttrice di Regulp, Mussi Bollini, la quale, guardando il mio curriculum, ha detto: ah, ma tu hai fatto la tesi nei campi profughi sahrawi. Le mie figlie in questo momento sono lì a fare volontariato. Sei disposta a girare l'Italia con la valigia? E io ho detto sì. E quindi siamo prese proprio subito. Poi l'esperienza, diciamo, la prima, la TV Ribelle, si è esaurita dopo qualche anno, è finita la mia collaborazione con loro, e poi mi sono riproposta con una mail un nuovo direttore che non conoscevo, con questa puntata zero che lui ha scaricato, l'ha appunto guardata, e alla fine mi ha detto: parliamone. E io ho detto: ma è incredibile, cioè esiste, diciamo, poter andare avanti senza le cosiddette raccomandazioni. Certo, beh, ci mancherebbe, se c'è una buona idea, una buona produzione, un bel volto come il tuo, ma intendo anche, voglio dire, che nasconde dietro anche una certa caratura professionale, perché no? Mi sembra, ecco, la famosa meritocrazia che citavi prima è anche giusta. Jenny tra 10 anni. Ah, che domanda. Bellissima domanda. Queste sono le classiche domande che mettono in crisi e che... Però vediamo come te la cavi. Paola, facendo sempre quello che mi appassiona professionalmente, che poi, come sai, quando ami quello che fai non sarà mai un lavoro, non è mai un lavoro. Certo, per cui... chi è che diceva: se ami il tuo lavoro non lavorerai? Non me lo ricordo. Neanche un giorno. Però comunque è questo, mi immagino così, facendo il lavoro che amo. E... Ma se tu dovessi descriverti, cioè, che lavoro fai, Jenny? Perché guarda, hai talmente tanti ruoli. Che lavoro fai, Gianni Pacini? Multimedia storyteller. Multimedia storyteller. A voi capire che cosa vuole dire. Ovviamente lo comprendiamo. Però insomma, ti piace proprio la narrazione, ti piace il racconto. Da vera giornalista e reporter, quale sei? Gianni, mi ha fatto molto piacere davvero conoscerti e incontrarti. Ti seguirò, ti seguiremo, al di là adesso anche di questa meravigliosa produzione che porta la firma di Mente Locale. Però mi sembra che tu abbia già le idee pronte per qualcosa di molto interessante, allora saremo attenti a quello che farai. Grazie per essere stata con noi. Grazie a te, Paola, grazie mille. Bocca al lupo per tutto, e adesso andiamo a incontrare la nostra Jennifer, perché ha da darci, come ogni giorno, la lista della spesa, perché lo sapete, dopo di noi c'è Chef in cucina, e allora ci prepariamo al meglio con lei. E poi andremo a incontrare la signora della lana. State lì. Buongiorno a tutta la squadra di Rete 8 Matinè e al suo grandissimo pubblico. Anche oggi celebriamo la stagionalità nella nostra cucina e andremo a fare una ricetta davvero molto sfiziosa e, come sempre, anche molto semplice, con le mele cotoni, un prodotto di stagione che molte volte non sappiamo proprio come utilizzare. Ce ne sono tantissime in questo periodo, noi oggi vi daremo un'idea, uno spunto in più per poter abbinare alla carne di pecora, per cui nella vostra busta della spesa inserite le mele cotogne e delle costolette di pecora e faremo veramente una ricetta squisita e semplice. Bentornati all'appuntamento quotidiano con le ricette di Rete 8. Quella di oggi è una puntata davvero speciale, perché abbiamo l'onore di avere qui in trasmissione lo chef più famoso e più richiesto del momento, il nostro Marco dei Quattro Santi, insieme al suo inseparabile assistente Cristian. Grazie Gianni per il tuo invito. Oggi vi preparerò un piatto veramente unico, un piatto della nostra tradizione abruzzese rivisitata in chiave moderna. Questo piatto si chiama Trionfo di Trionfo di carboidrato morbido in crosta croccante con guarnizione di spremitura dorata di bacca di olea europea. Oh. Chef, complimenti, prego, mai sentita una cosa del genere? Allora, iniziamo il piatto. Allora, dobbiamo prendere del pane. Ovviamente tutti sapete che il pane nasce, cresce e si sviluppa in forma di pagnotte. Però noi, per esigenze televisive, ne abbiamo preso già affettato, eccolo qua. Trionfo. Eccolo qua. Poi abbiamo bisogno
l'ingrediente principe che in, qui in Abruzzo chiamiamo olio evo. In Abruzzo chiamiamo olio evo. Eccolo qui, prendo qua, eccolo. Guardate. Come potete ben vedere è conservato in bottiglie un po' più scure del normale per poter proteggere il prodotto, tutte le sue proprietà idroelettriche, capite? Quindi, fantastico. Chef, sì. Mi perdoni, forse lei voleva dire proprietà organolettiche? No, cioè, è un liquido questo, quindi idroelettriche. Ah. Ognuno il suo lavoro. Allora, prendiamo olio abruzzese, come abbiamo detto, e giriamo in modo ondulatorio e sussultorio tutto il prodotto sul pane e voilà! Il piatto è pronto. Marco, ma questo è pane e olio? Ma che ricetta è? Ma questa è una trasmissione di grandi cuochi. Ma no, celebriamo la tragedia. Stiamo scherzando. Io vi aspetto tutti i giorni con i veri cuochi della cucina abruzzese. Su Rete 8, Chef in Cucina. Grazie Jennifer, seguiremo sicuramente le tue indicazioni per goderci poi Chef in Cucina dopo Rete 8 Matinè, ma adesso abbiamo parlato con Jenny Pacini di animali, continuiamo a farlo con Valeria Gallese, benvenuta. Grazie. La signora della lana, ma insomma questa tavolata non tradisce le aspettative, visto che così ti avevo giustamente presentato, e dicevo si parla di animali perché poi alla lana si arriva da lì. È quella la tua principale passione, Valeria? Sì. Sei partita dagli animali per arrivare alla lana. Sì, esatto. Allora, io vengo da Avezzano, quindi diciamo la capitale della Marsica, e con una grande passione per gli animali ho seguito gli studi in veterinaria e durante questo percorso molto molto lungo mi sono appassionata alle produzioni zootecniche. Che in Abruzzo significa allevamento ovino in particolare, infatti le pecore sono diciamo, l'animale maggiormente allevato nella nostra regione. Ma tu in che termini ti sei appassionata a questi animali? Cioè con una sorta di propensione alla pastorizia proprio? Sì, sì, esatto, sì? Esatto, sì, sì, sì. Ma avevi animali a casa? No, no, io te li sei andata a cercare? Sì, io avevo una grande passione per i cavalli da più piccolina. Ah. E poi pian piano devo dire che l'ho assecondata questa propensione all'ascolto insomma degli animali in generale. E poi durante il percorso di studi devo dire che le mie attitudini si sono sviluppate nei confronti degli animali in produzione, perché le pecore sono animali da produzione zootecnica. Certo. E quindi tra le varie produzioni, il latte, la lana e la carne, io mi sono diciamo specializzata nello studio di questa fibra così nobile. Che meraviglia, è vero, hai ragione, è una fibra nobile ed è bellissimo che tutto parta dall'apprezzamento dell'animale che ce la offre, no? E qual è stato lo switch, no, che ti ha portato dalla pecora alla lana? Oppure tu sei arrivata alla pecora proprio per la tua passione della lana? Cioè qual è... Allora, io sono arrivata innanzitutto al gregge, alla pecora, a questo mondo della pastorizia e poi delle sue produzioni, quindi il miglioramento genetico di queste produzioni, che è quello di cui io mi occupo, l'ho focalizzato proprio... Il miglioramento genetico? Sì. No, sì. Qua fammi capire meglio. Cosa intendi? Si possono migliorare le produzioni dei nostri animali semplicemente applicando dei criteri genetici, quindi una selezione piuttosto che la scelta dei riproduttori che ci aiutano a fare prodotti di qualità, materie prime di qualità. Quindi tutto studiato. Sì, esatto. Io sono partita proprio dallo studio dell'animale, dal suo benessere. Che bello. Perché è fondamentale per avere prodotti di qualità, allevare animali che comunque stanno bene. Poi mi sono specializzata appunto nella lana, che ha che è un altro mondo poi in realtà, perché si va sul tessile e quindi si va a produrre una fibra che viene poi impiegata per altri scopi, non di certo per scopi alimentari. E quindi c'è una tecnica di produzione anche nei confronti della lana sudicia, perché il prodotto della tosatura, il primo raccolto, quello che
che viene definito la pecora. Sì, quel primo raccolto. Quel primo raccolto ha un nome, il suo nome è di Lana Sudicia, per cui è quello che, che vuole intendere. Beh, certo. il suo nome. Io mi sono focalizzata su questo. Quindi innanzitutto mi sono spostata quindi dal bacino marsicano sul Gran Sasso, perché era ricco di storia questo territorio, proprio di un passato forte che raccontava la produzione di lana italiana di qualità. E ho conosciuto dei borghi bellissimi, Santo Stefano di Sessanio in primis. Ma poi... Lì hai aperto la tua bottega. Esatto. Santo Stefano, sì. Questo paesino medievale meraviglioso. Sì. E come mai hai scelto proprio di fermarti lì? Allora, innanzitutto io vivo a Barisciano, dove abbiamo un'azienda agricola, adesso anche io stessa, insomma, noi alleviamo pecore con quello che poi ho sposato. Quando dici noi intendi la tua famiglia, sì, tuo marito? Esatto, okay. Sì, perché poi io un pastore l'ho sposato. Ah, lo vedi? Sì, perché poi là dovevi arrivare. Questo percorso lavorativo, insomma, si è arricchito di percorso di vita. Io ho scelto di vivere in un altro paese, quindi questo paese barisciano, proprio perché noi allevavamo perché pecore. Lui è di Barisciano, sì, quindi sì, hai lasciato Avezzano, sì. Sei andata a Barisciano a fare la pastora. Esiste la declinazione femminile o anche la donna è pastore? Donna pastore, preferisco. Ok, a fare il pastore e soprattutto a dedicarti alla lana. Sì, esatto, ecco. Perché poi effettivamente io in allevamento ci sono poco e sono invece molto più concentrata sulla produzione di questa lana. E quindi ho iniziato a trasformare la lana di famiglia, quella che veniva raccolta con la tosatura, in filato. Ma adesso devo dire che mi sono ingrandita. La mia attività si è sviluppata ampiamente e posso raccogliere anche lane di altre aziende. Quindi sì, adesso sono 10 le aziende. Non bastano più le tue pecore. No. Ma la mia volontà era proprio quella di ridare, di restituire un valore non solo economico, ma innanzitutto economico alla lana. Quindi la lana da quel passato storico in realtà aveva perso valore. I pastori a volte devono pagare per smaltire, perché comunque la lana viene considerata un sottoprodotto. Se non viene venduta, il pastore è costretto a smaltirla. E quindi io volevo restituire innanzitutto dignità economica a questa materia prima, proprio per restituire poi una dignità morale, perché è un conto sentirsi dire che la propria lana, che quello che si sta producendo non vale niente, e un conto invece è sentirsi dire che la lana è bella, ci si possono fare tante cose e a questa gli si può dare un'opportunità anche economica. Per cui al pastore oggi che partecipa alla mia filiera, perché poi ho creato una piccola filiera ma molto orgogliosa, al pastore che partecipa a questa filiera viene corrisposto un giusto valore, attualmente in questo anno per esempio a 5 volte il valore commerciale. Dai. Quindi ho pagato un prezzo 5 volte superiore, sì. Ma non solo, loro sono contenti di vedere, insomma, che innanzitutto il mio impegno, la mia passione, insomma, poi la mia caparbietà. All'inizio non è stato proprio così. No. All'inizio introdurmi in un mondo comunque di soli uomini è stato molto faticoso. Poi io ho chiesto fare determinate cose, ho chiesto di cambiare anche determinate cose. Sono entrata proprio anche nei principi di un lavoro che era sempre stato fatto in una certa maniera, perché noi dovevamo cambiare, noi parlo di noi, ma insomma io volevo cambiare anche il punto di vista della lana, che non doveva essere più vista come un rifiuto e quindi veniva anche purtroppo raccolta come un rifiuto. Mi fa strano sentire parlare così della lana, perché in realtà io l'ho sempre vista come una produzione comunque di pregio, perché la lana è molto ricercata, a parte che adesso c'è un ritorno all'artigianato, col Covid si sono rimessi tutti a fare le maglie in casa e quindi immagino che per voi ci sia stato anche un aumento di fatturato, cosa che mi fa piacere, ma perché la trovo una cosa sana, ecco, diciamo, è qualcosa di sano in ogni senso. E però io non l'ho mai vista in termini di rifiuto, purtroppo sì, perché con la globalizzazione l'avvento delle fibre sintetiche le fibre sintetiche da una parte, da
dall'altra stati più forti, più potenti sulla produzione della lana, quindi l'Inghilterra, la Nuova Zelanda, l'Australia, che comunque sono produttori mondiali di lana, non solo di lana in termini quantitativi, ma anche qualitativi. E quindi gli italiani, gli allevatori italiani, non sono stati più competitivi su questi mercati globali. Ma l'Italia, ma l'Italia appunto a che punto è della, se c'è una... Non c'è una classifica. Sicuramente nel mezzo. Adesso noi ci stiamo impegnando proprio affinché... Farla risalire. Esatto. Grandi, si possa continuare a parlare di lana di qualità anche in Italia. E quest'anno, grazie tra l'altro stiamo vedendo, scusami se ti fermo, stiamo vedendo proprio un articolo che è uscito sul National Geographic. Sì. Dove si parla di te, la signora della lana. Sì. In che termini parlano di te in questo articolo? Da Valeria, signora della lana. Sì, credo innanzitutto per le competenze acquisite negli anni dallo studio, dagli studi effettuati. Che bella questa foto, stupenda. Questo è Santo Stefano di Sessanio, il lago. E queste sono parte della filiera, dalla lana sudicia, insomma, alla tintura con i colori naturali. Credo proprio per le competenze acquisite mi sia stato regalato questo nome. E poi quindi te l'hanno dato loro il nome, sì, la signora della lana. No, di certo non l'ho chiesto io. Io sento solo di fare il mio lavoro, di farlo bene, di aver applicato dei principi etici. Forse sono la dimostrazione che anche garantendo dei prezzi equi nella filiera si può fare impresa. Come hai detto tu, io sono riuscita, insomma, a triplicare il mio fatturato nel giro di pochi anni. Con dei costi anche elevatissimi sono, insomma, riuscita a fare a raggiungere dei bellissimi obiettivi. Ho iniziato nel 2012 e ho raccolto i primi, mi ricordo, 100 kg di lana. E adesso mi sembrava un'impresa, quasi un decennio. A distanza di meno di 10 anni ho quasi centuplicato le capacità di raccolta, quindi da 100 kg sono passata a 10.000 kg di lana. Come ti ho detto, non raccolgo più le lane della famiglia, ma anche di altre aziende, garantendo loro... 10.000 kg, non lo so, dovresti avere tutto l'Abruzzo, forse. giro parecchio, posso fare molto di più, vorrei fare molto. Praticamente di più. Tu prendi questa lana sudicia, sì. Poi fai i filati... Allora, io partecipo innanzitutto alla tosatura. E quindi durante le operazioni di tosatura io faccio in modo, quando ti dicevo che ho fatto cambiare un po' il sistema, ho fatto perdere il concetto di raccogliere la lana come se fosse un rifiuto, ma gli ho dato proprio un valore diverso, che dovevamo imparare a raccogliere un bene merceologico, per cui quello era doveva diventare la lana per loro anche un'opportunità di reddito. Per cui io partecipo attivamente durante le operazioni di tosatura. Ma in tutte le aziende a cui sei legata? Quest'anno è l'obiettivo del nuovo anno che mi aspetta, sì. Per adesso ancora no, in alcuni ho dato solo dei principi, ma vorrei partire, insomma, per tutti. Bello, mi piace molto questa cura, sì, questa cura di ogni momento. Allora, noi prima si legava, prima no, quando si tosava, io sono arrivata sul Gran Sasso, vedevo molti animali legati durante la tosatura, ma la pecora è un animale mansueto, lei ha bisogno... Questo ci tengo a sottolinearlo anche per una serie di campagne che si sono attivate, forse sbagliate, con dei messaggi sbagliati. La pecora ha bisogno di essere tosata, la costrizione invece non è necessaria, per cui siamo entrati a dire che queste pecore dovevano essere slegate. Devo dire che questa cosa è stata accolta con... E poi credo che anche la lana, no? Risenta, come dire, degli umori della pecora. Innanzitutto c'è un problema, la gallina e le uova. Un problema proprio diretto, che è lo spago che va a inquinare poi la lana nella sua filiera, lo spago che veniva utilizzato. Ma poi in realtà la pecora si lascia tosare, è mansuata solo tramite delle pressioni del tosatore, delle gambe del tosatore, lei rimane quasi immobile. Ma la cosa più bella è quando praticamente le si vedono terminare queste tosature, alcune saltano. Saltano perché si sentono leggere e vanno verso poi la primavera, perché la tosatura avviene quando le temperature si rialzano. Quindi verso aprile-maggio, quando si fanno? E io dico sempre, si preparano all'estate, in versione estiva si sentono più leggere e sono contente. Ma certo. E poi è necessaria la tosatura per i trattamenti antiparassitari. Quindi torniamo a quello che è il tuo procedimento. Sì. Prendi questa lana sudicia e poi? Noi la raccogliamo, la scegliamo. Parlo di noi perché in questo mi coadiuva una collega che ha imparato insieme a me a riconoscere le lane di qualità.
Noi grazie al Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, l'ente parco, abbiamo partecipato a dei corsi proprio di, per imparare a cernire, a scegliere queste lane, perché le lane sono tutte diverse, come un po' per noi, chi ha capelli ricci, chi ce li ha lisci, certo, chi ce l'ha certo, morbidi, chi ce l'ha un po' più crespi, i capelli della così, pecora, così succede per la pecora, anche nell'ambito della stessa razza, perché nelle pecore si può parlare di razza, si hanno delle differenze diverse a seconda dei velli. Ecco, io con la mia collega siamo in grado di riconoscerli e di creare dei lotti omogenei, lotti di qualità diversa, solo la nana più bella in questa filiera che è la mia, che ho creato poi successivamente. Adesso ne parliamo. Solo la lana più bella va in filatura. E quindi il mio lavoro poi lì si interrompe, una volta scelta la lana sì. E quella che non, la è, filatura, non è la più bella che fine fa? Viene venduta nei mercati nazionali per lo più, sporca. Ah, proprio sporca sì, viene sì, venduta? Sì, sì, c'è l'interesse, se no saremo pieni di lana e invece non è così. Sì, ma sì, quanto sì, dura un la lana mercato dopo la tossatura? Ha una scadenza? O se ben mantenuta può rimanere, sì, deve essere ben mantenuta in luoghi asciutti, insomma, dove è garantita una salubrità dell'aria e non ci siano percoli di acque. Il problema sia l'acqua. Ok, e quindi quella poi la rimettete sul mercato, sì, vi tenete quella buona e sì, quella buona, più bella. Quella buona, sì, la più bella. La più bella viene spedita nel Biellese, quindi da arrivo fino in Piemonte, dove viene trasformata in filato. Questo perché la legge comunitaria europea sì, mi impone di lavare i lavaggi certificati e nel Biellese mi garantiscono non solo il rispetto di questa normativa ma anche poi una trasformazione di qualità, perché ripeto, volevo che si parlasse di lana italiana, dovevamo raggiungere risultati elevati. Assolutamente, e grazie certo, a questa filiera di competenze, la chiamo anche di competenze perché ho imparato molto dal distretto tessile biellese, noi quest'anno siamo riusciti a produrre il filato italiano più fine presente in commercio. Nice. E questo è un grande orgoglio, la finezza ma della lana. Ma che brava che sei, Valeria, sì, sei veramente una donna dalle grandi sorprese, perché insomma c'è molta conoscenza, molta consapevolezza sì, di quello che stai facendo, insomma sei una ragazza che non si è buttata soltanto ma si è preparata a buttarsi e questa sì, è una cosa che mi piace molto in generale, sto apprezzando molto di te. E tra poco ci farai vedere cosa? Diccelo tu. La tintura della lana. Capito? Ma chi l'ha mai vista? Guardate che occasioni vediamo qui a Matinè, vediamo come si tinge la lana, ma insomma non volevo interrompere quello che stavi finendo di dire, Valeria. Sì, 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 nel senso dopo la trasformazione in filato la lana torna a Santo Stefano di Sessanio, torna bianca nel suo colore naturale. Naturale. Sì, ci tenevo a fare un colore comunque non trattato, quindi... Quindi questo è il colore proprio della pecora. Pecora, come se fosse pulita. Questo è il colore della pecora, non so adesso sì, se a casa vostra il vostro televisore vi permette di vederla sì, più naturale è bianco, possibile. È un bianco burro, non sbiancato. Un bianco burro, bravissimo, sì, esatto. Sì, brava, sì, hai visto la definizione giusta, bianco, vabbè, se non lo sai tu. E a Santo Stefano di Sessanio poi io mi occupo di tingere la lana con le piante, le radici, i fiori, le foglie, le cortecce. Tutto naturale? Sì, solo con tu i non hai tinture naturali, artificiali, tutte tinture naturali. E dici un po', allora, quali sono... Ripeti un po' con cosa si tingono? Posso dire alcuni colori, posso fare qualche esempio. Il rosso, per esempio, viene ottenuto dalle radici di robbia, che poi ho portato. Radici di sì, robbia? La robbia è una pianta di cui si raccolgono queste radici in un particolare periodo dell'anno e vengono utilizzati per fare aspetta da quel rosso... Si vede meglio. Sì, sì. Da questo rosso che ho portato all'arancione, insomma, al salmone, colori più leggeri. Sì, come il caldi, giallo, sì, il giallo è il colore della camomilla del tintore, ho portato anche questa ed è molto bella. Ma ti rendi conto? Sì. Quindi tu fai scorta di tutte queste cose, vabbè, ai tuoi pusher, come si dice, chi te li fornisce? Allora, io in parte raccolgo, ma poi soprattutto acquisto, sì, 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 sì. E poi la tintura... Adesso, prima era solo una, adesso se ne è aggiunta un'altra, vi dico prima quella la sì, più recente, sì, in collaborazione con la cooperativa Oro Rosso e l'Altopiano di Navelli, abbiamo diciamo, lo zafferano, esatto, abbiamo utilizzato sì, sì, gli scarti dello zafferano DOP dell'Aquila.
E quest'anno, come primo anno, abbiamo aggiunto anche le aziende agricole del paese dove io poi ho scelto di vivere, che è a Barisciano, quindi ci siamo messi a raccogliere tutti quanti questi fumi fiori. Io direttamente mi sono occupata delle tinture con questi scarti. Senti, sono tinture perché io ho sempre avuto l'idea che poi le cose tinte in maniera naturale scoloriscono poi nel tempo. Quelle artificiali si sa che sono un po' più... No? Allora, in realtà tengono. Sì, perché per alcune tinture, che poi adesso te la farò vedere, dirette, sì. non c'è bisogno di aggiungere niente. Per altre invece si aggiunge l'allume di potassio, che è un mordente naturale che serve a fungere... A fissare. Da fissativo, sì, è un mordente proprio per incollare il colore dei fiori alle Quanto lane. Mi piace tutto e ciò. E non ti ho detto quali sono... Della natura, natura, bellissima. Volevo farti vedere i colori dello zafferano, perché poi noi abbiamo ottenuto alcuni colori. No, non lo dico, perché sbaglio sicuro. Allora, in primo non l'avrei mai detto questo, quindi esatto, avrei sbagliato. Perché sono i petali e le antere, quindi non è la spezia vera e propria che noi andiamo a utilizzare. Sì, i resti, abbiamo dicevi, fatto certo. proprio per i resti. E quindi questo verde dolce. Che bello non che so se si vede esattamente. Sì, il nostro Alberto, che nel frattempo ha sostituito il nostro Galvano, qui abbiamo uno squadrone, Valeria. Complimenti. Che, E poi c'è questo giallo, insomma, in seconda tintura, che noi utilizziamo solo cose naturali, per cui tendiamo a non sprecare, diciamo così, e ad utilizzare fino una a filosofia che condivido, sposo, e mi emoziona e mi esalta molto. Bene, si vedono questi colori, questa tavolata imbandita di colori molto tenui, molto belli, caldi. No, sì. Che mi piacciono molto, insomma, non andiamo a rincorrere il fluorescente da queste parti, anche perché sono lane sfruttabilissime a questo punto. Tornando alla tua domanda, e tra poco qui il fornello è acceso, non lo vedete voi, c'è un fornelletto qui davanti a me, un tegame che quanti anni ha questo? Valeria? Beh, questo è antichissimo, io l'ho ritrovato nella casa che ho comprato. Alberto, non so se, guardate qui che rovina, eh? Anni anche di tinture. Anni anche di tinture, certo, adesso, dei insomma, colori 10 dentro. Anni, sì. Meravigliosi. Sì, sì. E ti volevo solo aggiungere, la lana invecchia, nei suoi colori naturali, a me piace dire così, che invecchiano, mentre i capi tinti chimicamente scoloriscono, i capi invece realizzati con queste lane vanno ad invecchiare, tendono a cambiare colore, ma questo succede con gli anni, con l'utilizzo, ed è certo. comunque anche un modo diverso di vedere se stesso, i propri abiti con il tempo che passa. E poi la tintura che mi piace fare di più, che è quella che ancora di cui non ti ho parlato, ecco. Ma è la tintura di cui, insomma, che è stato il mio cavallo di battaglia. Qual è? All'inizio, quando non potevo iniziare, quando volevo tingere, incinta, non potevo iniziare a tingere. Sono curiosa. È una tintura diretta ed è quella che utilizza il Montepulciano d'Abruzzo, capito? Il nostro vino regionale. Hai capito? Sì. È una tintura diretta. Un bel Montepulciano, guardate, ma è Montepulciano. Pulciano buono? Sì, cioè certo. proprio ci possiamo fare un brindisi deve dopo? Deve essere eccezionale, perché ecco, questo vale, il principio vale per tutto, per ottenere colori di qualità devi utilizzare materie prime di qualità, certo. Ad una bella lana non possiamo far altro che... Quello è il risultato del Montepulciano per caso, mamma esatto, mia, esatto. Che meraviglia! Esatto, hai anticipato la E mi ci è andato proprio l'occhio, perché si vede che è impregnato di vino, sembra, sai, quando esatto. ti macchi con una goccia di vino il vestito e il risultato, esatto. se è un capo chiaro, è quello. Molto bello. E io direi, cara Valeria, che a questo punto ci siamo, ci hai ben infarcito di teoria meravigliosa, adesso i nostri occhi chiedono... risposte, e quindi cosa ci mostra? Allora, la tintura col Montepulciano d'Abruzzo è una tintura diretta, si può utilizzare, questo vuol dire che si può utilizzare direttamente il vino, perché è ricco di antociani, quelli che vengono considerati degli antiossidanti naturali, hanno questa triplice funzione, quindi oltre a garantirci la giovinezza, se il vino assunto in maniera moderata per mezzo bicchiere di vino a pranzo, mezzo a cena, diceva mia nonna, che non gli faceva sangue, proprio per aveva dire
ragione, garantiva la longevità, certo, proprio sì, per il principio degli antiossidanti. In questo caso vengono sfruttati per il colore innanzitutto, ma poi per il fatto che sono dei mordenti naturali, quindi si incollano e non alla ce lana, ne vanno più. Esatto, si incollano, ne sappiamo qualcosa, quanti maglioni buttati, quanti vestiti sprecati. Allora, utilizziamo una matassa di lana semplice, naturale, non tinta. È fondamentale che non ci sia il sintetico, in colore naturale è assolutamente dalla pecora importantissimo, a casa, esatto, ecco. Utilizzare il 100% pura lana. Senti, ma quando noi andiamo a comprare, poi arriviamo giustamente, sì, andate a Santo Stefano di Sessanio, c'è la tua bottega che si chiama, sì, qui Lana. Sì, un nome che racconta un territorio, un giochino meraviglioso, Acqui Lana, sì, e lì trovate sicuramente questi. Ma chi non riesce a venire a Santo Stefano di Sessanio, procurarsi della lana colore naturale è facile? Hanno tutti la lana colore naturale, veramente naturale? Non proprio, no. Nel senso che se si riferiscono ai 100% pura lana vergine presenti in commercio, devo dire che in commercio è possibile utilizzare piccolissime percentuali di sintetico e far passarle comunque. Come ci difendiamo da questo? Contattando direttamente, contattando direttamente i produttori di lana, quelli che si occupano esclusivamente di garantire un certo tipo di filiera, quindi evitare lane industriali, ecco, riferirsi soprattutto tutto a lane prodotte per artigianali, dalla pecora al filato. facciamo che sono venuta a Santo Stefano di Sessanio a trovarti, Valeria, lo farò senz'altro. Grazie. E mi porto a casa questo non è un gomitolo, come si questa può è definire? Questa è una matassa, scusa, una matassa, mi mancava di la lana, parola. Questa è la ecco, mi porto a casa una matassa di lana, dico io voglio fare il colore Montepulciano. Sì. Come procede? È facilissimo e in questo caso si possono utilizzare già pentole presenti in cucina, mentre per tutte le altre tinture sono da escluderle. Il passaggio primario, il fondamentale, perché poi da quello si prepara bene la lana, è bagnarla. Esatto, la lana va messa in ammollo con l'acqua a temperatura ambiente per 20 minuti. L'acqua a temperatura ambiente è fondamentale perché serve a non far irrigidire la lana. Aspetta che facciamo così, poggio un attimo la cartella. Così, aiuto, ecco, esatto, qua. Quindi va tenuta qui c'è in dell'acqua, ammollo. C'è dell'acqua. Adesso se vedete, sotto vedere. Si vede che si muove. Sì. Non è messa tantissima, giusto per impregnare diciamo questa matassa. Siamo arrivati sul filo. Ce ne vuole un po' di più. Sì, teoricamente allora, sì. Mettetecene un tantino, sì, però considerate che qui già se l'è assorbita tanta la lana, perché vedete, è bagnata. Si in vede. Realtà sì, ma l'importante è che la lana venga ammorbidita per 20 minuti ed è più o meno il tempo. Il tempo, sì, che l'hai lasciata. Questo perché la lana è fatta da tante scaglie, con l'acqua a temperatura ambiente tende a rigonfiarsi, quindi queste scaglie si aprono. E poi all'interno, in tintura, penetrerà molto in maniera più omogenea, più diciamo giusta e perfetta il colore. E quindi l'ammollo è fondamentale. Passati quindi questi 20 minuti, l'acqua si può diciamo eliminare. Molto in bene, questo grazie. Caso. Mi sono... ero già fatta la doccia, ma volentieri. L'acqua si può eliminare. L'acqua si asciuga, come diceva esatto, qualcuno. Beh, esatto. Allora adesso quando metto giù il vino siamo attentissimi. Penso che uscirò di scena, sul vino, guarda. Sul vino penso che uscirò bianca. Di scena. Sì, sì, sì. Allora no, ecco, sì, una volta che la lana è stata ben strizzata, si mette il tegame vuoto che vi abbiamo fatto vedere. Che è vuoto. Senti, ma velocemente, anche perché non abbiamo molto tempo, toglimi una curiosità. Perché col Montepulciano... Direttissima. Bravi, fallo cadere. Perché con il... Aspetta, non lo versare che mi scanso. Ma dimmi soltanto una cosa. Ma perché con il Montepulciano si può usare un qualunque tegame e con gli altri prodotti no? Perché si escludono con l'altro utilizzo di sali e di altre piante che non sono alimentari. E quindi vanno esclusi perché non si possono riusare perché esatto, non è giusto. C'è un sale che funge da mordente, l'allume di potassio che ti ho detto prima e già si perché questo è il mordente il ce vino l'ha lo dentro. Utilizziamo anche in cucina, mi quindi lontano, è chiaro che non lontano. Si può escludere. Verso allora ti ho detto una tintura diretta va direttamente nella pentola, l'operazione è reversibile una volta inserito non il si vino, torna più non si torna più indietro, quindi posso? Io mi
Mi allontano per eventuali schifi. Guardate che bontà. Di la verità, Alberto. Bisogna essere generosi. Poi ce lo facciamo un bicchierino, Alberto. Bisogna essere generosi, quindi non bisogna, diciamo. Ah, proprio il litrazzo. Sì, andiamo... esatto. Non possiamo più berlo. La delusione di Alberto, sì. Guarda, vabbè. Vabbè, Carolino, anche tu in regia, arrendiamoci l'idea che non lo berremo. Esatto, questa è un'operazione reversibile. La lana all'interno della pentola già praticamente non fa si niente. È colorata. Non fa niente. Si è non colorata. Fa niente. Si è colorata. Anch'io, molto. Porta fortuna. Ah, sì. Andrea, ci attacchiamo direttamente. Porta fortuna. Ah già, perché nel frattempo il nostro Lino oggi è una giornata che non potete capire. Al posto del nostro Lino adesso c'è Andrea Di Fabio. Ma qualcun altro vuole venire. E questa è la lana. Non lo fare, okay. Non lo fare. No, volevo farvi vedere la differenza delle lane. Chiarissima, evidente. Il risultato, come si dice, non è imprevedibile il anche percorso. Tu sei abbastanza. Ma il risultato è garantito. Bellissimo. Quindi si lascia sobbollire per un paio d'ore. Ah, si fa bollire. Ecco. Si sobbollire, deve sobbollire. Quindi al minimo. Che proprio. Deve andare al minimo. La lana non deve subire lo shock termico, il cambiamento di temperatura deve essere graduale. Okay? Ok. Quindi si lascia sobbollire per un paio d'ore, è una tintura allegra. Perché rende allegri, evaporano, è una bella cannuccia, evaporano, diciamo, i fumi del Monte Pulciano d'Abruzzo. Sì, è una, effettivamente una tintura che mette allegria. Io la faccio spesso nella nostra bottega proprio perché senti che volevamo, profumo veramente, sì. Meraviglioso, sì. Dopodiché, ma una poi volta il profumo si mantiene nella lana, passate, no? Se si bagna, sì, una volta passate queste si bagna, due sì, in che ore senso sì, si se si va a ribagnare la lana si sente quello di Monte Pulciano d'Abruzzo d'asciutta, no? Che sì, 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 sì. Che e quindi si lascia, quindi una volta passate le due ore a sobbollire si spegne la lana e si aspetta che si raffredda per tingere, okay, in maniera naturale. Non bisogna aver fretta, si fa raffreddare, una volta che è freddo si toglie il si vino in eccesso, e si lava, si lava. Solo con l'acqua o si lava proprio con detersivo? Con l'acqua, poi se si vuole aggiungere un ammorbidente naturale lo si può fare. Il colore finale, che è quello che abbiamo già anticipato, bellissimo, mi piace molto questo colore, molto. Esatto, è bellissimo, un colore bello. Color Montepulciano. E nella bottega trovate, insomma, tante lane bianche, colorate, tante cose fatte a mano, perché in questo qua io, insomma, collaboro con tante signore che sferruzzano, c'è cioè in particolare un'associazione di Chieti che sì. Proprio per la valorizzazione del fatto a mano in Abruzzo, con cui collaboro in maniera attiva. Mi piace moltissimo. E quindi trovate tutto tantissime questo. Cose. Verrò a trovarti senz'altro, anche perché l'occasione di venire a Santo Stefano Sessanio chi se esatto. La perde. Posto stupendo. Per cui, Valeria, ci hai fatto vivere un'esperienza. A parte che grazie. Sei bravissima, lasciatelo dire pubblicamente, sei competente, grazie. Sei appassionata. Mi piace quello che ho sentito raccontare da te. C'è molta natura, c'è molta verità, autenticità, è tutto bello. In bocca al lupo, davvero ti auguro di crescere tanto come meriti. Grazie, sempre viva il lupo. Sempre viva il lupo. E adesso noi continuiamo, oggi è una giornata davvero sognante. Adesso continuiamo a parlare d'arte fondamentalmente, perché questa arte è essenziale. Senz'altro, ma andiamo a parlare di arte del cinema. State lì. Ci stiamo mettendo un po' a smaltire il vino, che nel frattempo, no, non è vero, non ce lo siamo bevuti, ma sembrerebbe dal nostro sorriso, e se dico nostro perché non sono sola, lo dicevo che avremmo parlato di cinema e lo facciamo con Davide Desiderio. Benvenuto Davide. Grazie, grazie. Hai visto, ti abbiamo accolto con questo profumo di Montepulciano, eh? Sono inebriato, peccato che in televisione non si senta, c'è ancora... Vero? Siamo inebriati. Mamma mia, che meraviglia, che meraviglia. E adesso tocca parlare con questo, no? Con questo giramento di testa. Parliamo di cinema, eh? Allora, Davide, io so che tu sei regista, docente di cinema, autore radio televisivo, animatore culturale. Oltre a darti il benvenuto, a dare il benvenuto a tutte queste anime che sono dentro di te, ti chiedo se ce n'è una che prevale su tutte o convivono in piena serenità tutte dentro di te. Allora, questo multipolarismo, più che bipolarismo, riesce a convivere benissimo. Fondamentalmente io, insomma, i miei studi universitari sono legati alla critica. Poi avevo il fuoco sacro di dover girare qualcosa, quindi ho cominciato a fare corti, documentari, ho lavorato anche su set grandi e adesso, diciamo, sono tornato a, più che la critica, alla docenza, cioè mi piace spiegare, divulgare,
le cose. Ah, quindi questa è la parte che oggi ti affascina un po' di più. Nel frattempo il regista che è in te l'hai messo a tacere o continua a guardarsi intorno? No, continua, sempre a livello artigianale, perché io dico sempre, quando si parla di autore, sia televisivo, radiofonico, ma soprattutto cinematografico, vuol dire che una persona che mette un imprimatur, mette una firma riconoscibilissima nel cinema, penso ai grandi nomi, Sorrentino, Fellini, sì, Woody Allen, sì, qualsiasi sequenza che vedi di un film, qualsiasi immagine, anche uno spot televisivo, riesci a riconoscerlo e, diciamo, la piccola parte per il tutto dà il senso dell'artista. Poi ci sono, diciamo, c'è una fascia rispettabilissima di persone che riescono anche a lavorare sui generi e riescono a lavorare anche su diciamo una sorta di multitasking, e questi sono gli artigiani. Io, diciamo, non ho velleità autoriali, anche perché per velleità autoriali devi dedicare tutta la vita. Io faccio anche altre cose, mi occupo anche di altri progetti, altri lavori, quindi, diciamo, preferisco attualmente l'artigianato. Ma hai fatto in tempo, nelle tue esperienze, tra poco entreremo anche nel merito di quelle, hai fatto in tempo a creare un tuo stile? Cioè, tu senti di avere un tuo stile cinematografico? Allora, nella vita non mi prendo mai troppo sul serio, e questo è uno dei valori che cerco di mettere quando ho la possibilità, cioè quando il testo me lo permette, di lavorare soprattutto con la commedia e il sarcasmo. Guarda, l'ironia. A proposito di commedia, cos'è apparso lì? Cosa ti ricorda questa locandina? Croce e delizia, direbbe il maestro. È stata la mia più grande, diciamo, alta esperienza su un set, perché ero aiuto assistente alla regia. Già il modo in cui ci sono arrivato è un film, diciamo, a sé. Dopodiché lì sul set mi sono reso conto che, lo dico per chi ci segue, che conosce la serie televisiva Boris e poi il film tratto dalla serie, del telefilm, che praticamente è un film nel film, perché vieni trattato, ma allo stesso tempo sei obbligato, diciamo, a muoverti quasi come i lavoratori, che nel film vengono chiamati schiavi, nella realtà no, infatti quando dicevo sono lo schiavo di Boris, ma tu sei pazzo, non lo puoi dire. Aiuto assistente è un po' un ruolo, no? Vuol dire tutto, però è uno che sta lì e prende, assorbe tutto. Io ho rubato, io sono un ladro, perché sul set di Boris, ma anche su altri lavori, ho rubato tantissimo. Sono riuscito a lavorare e allo stesso tempo tornare a casa e prendere appunti. Ho fatto anche una cosa che non si doveva fare, cioè ho fatto delle foto, quindi io ho delle foto inedite sul set, che quando l'ha visto il produttore mi ha sequestrato la... Beh, certo, avevo una compattina. Il fotografo di scena, che è l'unico autorizzato, no? Il fotografo di scena, che poi è diventato un regista anche lui, e adesso lavora per le piattaforme. E io lì a un certo punto mi vede il produttore, non posso, siamo in televisione, non posso dire la frase che mi viene detta. Possiamo immaginarla. Fondamentalmente mi fa: sequestrato! La sua voce un po' romanesca, questa aveva cominciato con Pasolini, quindi insomma, sequestrata. E per 3 giorni io non ho avuto più la macchina fotografica, però fortunatamente non ha cancellato le foto. Un giorno, diciamo, le... Ecco qui il set. Sì, quella è una scena del film. E la cosa difficile su Boris è quando ci sono delle foto, non si capisce mai se è il vero set o il... Certo, perché... Perché è il senso del programma è proprio riprodurre quello che nella critica viene chiamato il metacinematografico, ecco, o sì, il metatestuale, sì, cioè praticamente noi vediamo una troupe e allo stesso tempo posso dire, da dietro le quinte, avendoci lavorato nel 2010, che era più o meno la stessa cosa. Si crea una confusione incredibile proprio, tragedia, a partire dai ruoli, insomma. Tragedia, sì, sì. Beh, è un'esperienza che questa ti ha formato molto, e questa ne è un'altra. Allora, questa è Reality di Garrone. Reality anche di Garrone, lì, sì. Che ruolo hai avuto lì? Allora, no, in Reality di Garrone in realtà ero stato chiamato, perché adesso è collegato a Boris questa cosa. Sì. Io nel film di Boris, se una persona lo vede, si trova facilmente la Rai, lo dà ogni tanto, appaio 7 volte. Vi spiego perché. Ogni tanto in una scena, nella messa in scena, i registi, Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre, mi dicevano: guarda, lì c'è un vuoto, vatti a mettere là. Venivo spinto sul set. Venivo cambiato, truccato, una parrucca e venivo buttato. La sera comparsa. Queste comparsate, lo devo dire, ma in realtà ormai è andata in prescrizione, non mi sono state mai pagate. Nel senso, io sono stato pagato per il mio lavoro dietro, ma non per il lavoro davanti. Sì. Il capo delle comparse, che è uno delle 7-8 associazioni di Roma, associazioni sono proprio delle società di Roma che gestisce le comparse, mi aveva visto veramente corrucciato, dispiaciuto, e mi ha detto: Abruzzese, vieni qua. Mi chiamavano abruzzese sul set, lo devo dire, Abruzzese, vieni qua, Abruzzese.
E mi diceva, insomma, non ci sta male, dai, mo te faccio fare 2 soldi, c'hai una bella barba, all'epoca avevo ancora dei capelli, e mi fa, dai, iscriviti. Attraverso, diciamo, la sua agenzia, la sua società, ho potuto lavorare come comparsa, ma era tipo una sorta di cavallo di Troia, perché una volta entrato lì chiedevo, parlavo, mi giravo, certo, insomma, certo. Com'è? Poi sei dentro. E quindi avete bisogno. Sul reality ho fatto il, si potrebbe dire, il giornaliero, per non dire lo stagionale, il giornaliero, cioè una volta dovevo lavorarci solo un pomeriggio, ci sono stato una settimana e vabbè, Garrone. Cosa hai portato a casa da Garrone? Allora, intanto c'è la maggior parte delle scene di reality, ma in generale di molto suo cinema, non sono scene preparate, ovvero... È molto reality. Lui crede molto reality, molto nelle... Una volta le chiamavamo le candy camera. Una delle scene in cui appaio da comparsa non era né prevista né voluta. Era lui che dice al cameraman con l'auricolare, inquadra un attimo, quello sta giocando a pallone col protagonista, perché stavamo in pausa. E nel film c'è una scena in cui io gioco a pallone, sono truccato, e non c'era nel copione. Quindi lui è un maestro che dal possiamo dire quasi dal nulla, ricava delle scene epiche. E questa cosa la devo appunto perché su Boris venivo buttato, ma dico con molta gioia mia, con molta felicità, sul set. Posso dire soltanto che su Boris, se voi vedete il film all'inizio, c'è un effetto di pellicola che scorre, poi c'è Pietro Sermonti che interpreta Stanis vestito dal giovane Ratzinger che ha una parrucca, un posticcio e l'abito talare, c'è molto caldo, siamo in un bosco, a fianco a Stanis c'è una persona con l'ombrello che gli fa ombra, cicale, grilli, caldo micidiale, e quella persona sono io. Sei tu. Che ho veramente sciolto. Senti, ma si tratta di comparsate anche per Bella Addormentata, di Bell'Occhio per Miele, di Valeria Golino? Assolutamente, sì. Bella Addormentata e Miele, 2 film molto diversi, ma che hanno dei temi in comune, ad esempio Il Fine Vita, sono film che hanno fatto discutere. Bella Addormentata molto è il caso, forte, il caso Englaro. E poi Bell'Occhio, insomma, siamo abbastanza abituati. Bell'Occhio ha di buono che è un gigante, un vero gigante, umilissimo. Bell'Occhio veniva, diciamo, nel comparto dei tecnici, nel comparto delle comparse, anche col termos a portare il caffè, cioè dei piccoli gesti, sì, che tu dici, ma tu sei il maestro Bell'Occhio. Bell'Occhio è un gigante. Ho avuto il piacere di conoscerlo, anch'io dovevo dirgli una cosa, mi ha detto, adesso non ho tempo, ti do il mio cellulare. Sono rimasta, così ha detto, mi dai il suo cellulare, mi ha dato il suo cellulare. No, è stato veramente un grande. Poi mi ha fatto conoscere Tony Servillo su Bella Addormentata, mi ha detto, ti do un consiglio, nella pausa sigaretta lui si ferma, va in un angolo, ma non ripassa la parte, puoi parlarci, solo che non lo sa nessuno. Ma quindi, che meraviglia, guarda cosa ti ha detto, un segreto meraviglioso. Detto. E tu l'hai colta la palla al basso, sei andata da Servillo, che tra l'altro te lo dico sottovoce, è un mio assoluto idolo. Ah, pensavo un tuo follower. Servillo, no, sì. Mamma mia, lo adoro. Servillo mi ha... Vabbè, io faccio riferimento ai suoi primi film, Luna Rossa di Capuano o L'Uomo in Più di Sorrentino, e lui mi diceva, mi ha detto a un certo punto, che sembrava proprio il Servillo che noi vediamo nei film, ma che te ne fotte, tu parti piano, perché tanto, comunque, anche se non arriverai... Ma cosa gli hai chiesto? Gli ho detto se lui si sentiva già un mito vivente, soprattutto come interpretava il successo, visto che lui ha sempre detestato, lui non va alle feste, non va ai party. E Servillo, cioè proprio mi sorrideva e mi diceva, ma quando ne dovete ancora imparare? Che più andate avanti, più dovete tornare indietro. Tu con questa R mi sei un po' più di Renzo Arbore che non di Tony Servillo. Però vabbè, rendi l'idea. Però sì, Servillo, che non ha la R moscia, ha praticamente... Cioè, veramente, questo gigante, come tanti altri, ti stringono una mano, ti invitano a parlare. Io, visto anche... Ma i giganti li riconosci da lì, Se no non sono giganti. Nel vostro programma, per esempio, non ho visto Sergio Caputo, che insomma è un mito della musica, che insomma è una persona disponibilissima. Ho visto Mainetti, che insomma è ancora un ragazzo, si può dire. Bravo veramente. Mainetti c'ha... Può non piacere, perché a me, per esempio, io non ho apprezzato il suo primo film, lo chiamiamo Gigo Boy, il secondo invece è molto di più. Non ti è piaciuto? Più. L'ho trovato molto bello. Vabbè, adesso non ci perdiamo, però potrebbe essere argomento di discussione assolutamente in un prossimo incontro, perché volevo arrivare, a parte anche una battuta veloce, tu ti sei dedicato anche alla radio. Sì. Speaker e autore. Sì. Ma come si dice
A Bergamo, che c'è azzecca? Allora, quando... Non hai limiti proprio, come la creatività. Io sono cresciuto tra Pescara e insomma i dintorni dell'Interland e fondamentalmente mi rendevo conto che quando non vedevo qualcosa che mi piaceva da spettatore, avevo la tendenza, ammetto, molto presuntuosa, a di farla. Proporla io. Ecco. Quindi andavo alle radio, proponevo progetti, andavo alle emittenti televisive, lo posso dire, io... Una vita fa ho lavorato anche qui, facevo un programma, si chiamava L'Ombelico del Mondo. Come no? Ed ero uno degli ideatori, dei conduttori, non mi riconoscerete perché ero molto diverso da adesso, insomma, però sì, insomma, Andrea Di Fabio, Andrea Perdinelli, li nomino perché sono stati dei... Certo, la nostra meravigliosa squadra di Rete 8. Beh, insomma, hai tante esperienze nel tuo cilindro e questo, io dove volevo arrivare, caro il mio Dario, che con questo background, con tutte queste esperienze, con le cose che hai visto e che hai sentito, è arrivato il giorno in cui hai sentito l'esigenza di condividerle. Ed eccoti nel ruolo che, tornando a bomba, tu rendi prioritario nelle tue, diciamo, nel qui e ora, sì, è prioritario in te quello di docente, che è un parolone, ma che sottende alla voglia proprio di condivisione, di... Parliamone, no? Quel parliamone, vi racconto due cose, poi parliamo. Questo tuo approccio, che io un po' indagando ho visto e toccato con mano, mi sembra molto affascinante, molto intrigante. Ecco, soffermiamoci un attimo sul tuo ruolo di docente, che poi docente però secondo me non è più adatto. Come lo vogliamo definire? Una volta mi hanno chiesto... scherzosamente, perché non era una occasione ufficiale, come volevo presentarmi, e io più che animatore culturale ho detto di scrivere agitatore culturale, che sembra una cosa da Brigate Rosse. No, un agitatore culturale è una persona che non solo... Muove le acque. Sì, cioè anche provocando. Cioè spesso io dicevo cose alle persone, a delle platee, a dei pubblici, che non pensavo, e tu dici, ma quindi sei contraddittorio? No, perché poi dal pubblico, dal mutismo, si parte con... non la chissà, no, però quasi. E questa agitazione è positiva, perché della serie non state lì, non ascoltatemi, certo, dite quello che pensate. Partecipate. Partecipate. Vale per le scuole dove ho fatto dei corsi, vale per l'università dove ho assistito dei docenti, vale soprattutto per le platee più disparate. Io sono passato dalle piazze più difficili, non solo di Pescara, anche dell'Aquila, del Chietino. E piazza intendo difficile nel senso dove non viene mai a illuminare il faro di un proiettore, questa insomma poetica, ma mi piace l'idea che il faro di un proiettore, di una proiezione all'aperto, illumina dei quartieri, illumina un muro, illumina un telo. Ho fatto anche queste cose e ti rendi conto che le persone non parlano per timore, ma le cose le vogliono dire, quindi io le stimolo. Bravo. Le provoco. Bravo, anche perché questi sono temi, se uno viene a una lezione, no, sulla storia del cinema, vuol dire che è appassionato di cinema e quindi necessariamente una sua idea, un pensiero, una curiosità ce l'ha e tu provochi e fai uscire fuori. Ma a proposito di questa storia del cinema, tu insegni proprio la storia del cinema a Mi Ricreo, che è un'associazione, sì, culturale di Montesilvano, e curi da 6 anni una serie di cineforum, di incontri anche con gli artisti, come perché no? Hai portato per esempio Alex Infascelli, insomma ci sono diversi appuntamenti che hai curato. Ci racconti un po' che appuntamenti sono, chi può prendervi parte, darci qualche indicazione. Allora, qualche anno fa, 2015, tra le varie cose che non ti ho detto, che organizzavo anche dei festival sulla qualità della vita. Infatti vedere la persona con le lane, insomma, che è stato, soprattutto il vino, che tragedia, il vino che si sprecava, vedere quella cosa mi ha fatto tornare in mente quando da direttore artistico ho organizzato con altre persone un festival sulla qualità della vita, e cioè per esempio mangiare piano, vestirsi con prodotti locali, non utilizzare sempre i mezzi privati, quindi insomma c'erano il cicloturismo, si parlava già di Film Commission quando ancora non era nata la Film Commission in Abruzzo. In questo festival una delle realtà presenti è questa associazione Mi Ricreo, è venuta nel 2015, è tornata nel 2016, adesso non lo facciamo più il festival. E questa realtà, praticamente, io ci sono andato da spettatore, come insomma dire, vi vengo a trovare.
Ed è fantastico perché un ex negozio di mobili, che credo si chiamasse, parliamo della notte dei tempi, la città del mobile, che praticamente è stato riconvertito in associazione culturale con uno spirito molto, passami il termine, dal basso, molto popolare. Nel senso, non è uno di quei posti, diciamo, che fa formazione a livello, diciamo, comunità europea. No, è un luogo di aggregazione. Le persone vengono a volte ai miei cineforum senza sapere che film c'è. Questa per me è una vittoria. Sì. Cioè, quando mi sono venuti dei ragazzi, adesso siamo amici. A prescindere, no, dal tema, piace. Ci piace essere lì. Ci piace starci. Si fa falegnameria, si fa taglio e cucito, si fanno i corsi di lingue straniere, abbiamo attivato anche giapponese, per dire. Io la pubblicizzo, nonostante io non faccio parte né del direttivo né sono... Come mi ricreo, proprio secondo me già ti viene comodo, vado là e mi ricreo. Sì, perché è così, per esempio c'è ceramica, sono persona, anche alcuni dei tuoi ospiti che sono venuti sono, diciamo, sotto mentite spoglie, sono venuti a fare ceramica, falegnameria, e questo è importante perché è una sorta di hobby che veramente ha anche un senso di aggregazione, perché è molto, certo, sociale, è certo, molto sociale. Certo, ma poi c'è stato, lo diciamo ormai ogni giorno, perché ci piace anche sentircelo dire, che c'è stato un ritorno, no, a tutta questa, anche a parte la voglia di aggregazione, e spesso attraverso questi hobby, queste passioni, si sono creati nuovi contesti, nuove realtà, nuove amicizie, insomma è bellissimo poi quello che smuove. Ma tornando alle tue, diciamo, ai tuoi momenti, certo, di racconto cinematografico, io ho visto che di recente ti sei occupato anche di Monica Vitti, che... Sì. Sì. Questo mito assoluto che giustamente va rispettato perché sta vivendo da tanti anni periodi non facilissimi, però parliamo di cinema, facci capire brevemente, perché poi siamo ai saluti, facci capire brevemente come affronti questi momenti, cioè come funziona, parli di lei, fai vedere degli spaccati cinematografici, non lo so. Che è semplice, ti dico l'incipit, facendo i cineforum mi rendevo conto spesso che le persone facevano domande che a me sembravano banali, ma banali non erano, cioè proprio sul filmico, su quello che vedevano e quello che non capivano. Non erano solo opinioni, erano proprio domande tipo ma perché ha fatto così? Allora ho deciso, dopo un paio d'anni, di cominciare una serie di lezioni sia di base, quindi ti parlo dal muto, dal cinema muto fino al digitale. Dopodiché ho affiancato a chi già aveva un livello, diciamo, di appassionato di cinema, delle monografie. Io prendo un artista, italiano o straniero, vivente o non vivente, e te lo sviscero in 2 ore, che poi, lo devo dire la verità, non sono mai 2 ore, sono 3. Diventano 3. E quindi in questa associazione, per esempio, ho fatto Carlo Verdone spiegato in 2 ore, Woody Allen spiegato in 2 ore, rapporto tra Fellini e Sorrentino, quindi Grande Bellezza, Dolce Vita, ed è venuto Francesco Di Brigida, che è un critico competente, come dico sempre, è una capoccia, Francesco. E in questo caso ho fatto per esempio Franca Valeri, spiegata in 2 ore, e il giorno del suo compleanno, quando ha compiuto 100 anni, mi hanno scritto praticamente da Roma persone che erano in contatto con lei, che lavorano con lei, dicendo è stato l'unico evento in presenza fatto il giorno del suo compleanno, il resto hanno fatto tutto online. Quindi insomma... C'è soddisfazione. Io prendo il mito, e non solo il mito, faccio anche tipo sulle cinematografie europee, sul cinema asiatico, a breve farò una cosa su Miyazaki, sui cartoni animati, e prendo il mito e prendo dei frammenti, li stoppo, li analizzo, faccio domande, faccio scegliere a volte, volete andare avanti in senso cronologico, volete andare avanti sulla vita privata, quindi integro, mi piace divulgare. Così, avevo percepito qualcosa, avevo percepito. No, scherzi a parte, Davide, io credo che ci siano tante cose che tu ci puoi raccontare, per cui pubblicamente ti chiedo se ogni tanto ti va di tornare a parlarci di cinema. Sarebbe per me un piacere. Ecco, benissimo, allora è una promessa quella che ci facciamo, così avremo occasione di conoscere magari anche un po' il cinema, non solo goderne, perché mi raccomando, andate al cinema, ormai ci si è tornati, ci sono poi dei film stupendi. Ecco, un film al volo da consigliare in questo periodo? Allora, uno dei più belli degli ultimi mesi è Qui do io di Martone, sulla vita della famiglia Scarpetta e De Filippo. Adesso non è più al cinema, ma lo potete sempre ancora recuperare. Sempre con Tony Servillo. Con Tony Servillo, è un film che non parla solo di teatro, parla proprio di tante cose, è multistrado quel film. Attualmente al cinema, se avete voglia di leggerezza, ma con il pensiero, con la testa, c'è Ghostbuster, l'ultimo Ghostbuster, che tutti pensavano, l'ennesima parodia, l'ennesimo omaggio. No, no,
è un film strutturato in modo tale che l'omaggio, diciamo, la terza generazione prende il posto con molto rispetto della generazione degli anni Ottanta. Quindi anche in quel caso c'è un discorso sulle generazioni. Vi posso inserire quello, vi posso dire per esempio è uscito Annette in poche copie, quindi non so se in Abruzzo lo trovate, che è un musical allucinante, devo usare questo aggettivo, allucinante, perché è un musical d'autore con delle immagini che sono una psichedelia, sono un caleidoscopio, sono... Annette, si chiama proprio Annette, oppure La scelta di Anne che ha vinto a Venezia. È stata la mano di Dio. È stata la mano di Dio. Non volevo parlare perché io, è stata la mano di Dio, vorrei dedicare proprio, se possibile, un capitolo futuro, perché... Sì, perché no? È un film spartiacque nel rapporto tra piattaforme, cinema, presenza in sala, incassi. E contemporaneamente su Netflix e al cinema. Fra poco, è brevissimo, ed è una scelta... Torneremo a parlarne, Davide, assolutamente, bisogna parlare di cinema, poi io sono appassionato dei giochi in casa con me, ma ecco, credo con tanti che ci seguono naturalmente qui a Rete 8 Mattine. Adesso ti lascio, ti saluto e ti ringrazio, Davide. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, perché vado ad incontrare, qui l'ultimo spazio lo lasciamo alla famiglia, devi sapere, siamo molto affezionati alla famiglia, e vado ad incontrare, seppur in collegamento, Giustino Parisse, che lo sapete, insomma... conduce meravigliosamente L'Aquila al Centro, questo programma del quale parleremo tra pochissimo. State lì. Eccolo qui il promo dell'Aquila al Centro che ci porta subito in collegamento con Giustino Parisse. Giustino, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao, eccoci. Mi dispiace non averti qui in studio come abitualmente con la famiglia di Rete 8, ma insomma tu sei all'Aquila, per cui era un viaggetto. Sì, vabbè, era un viaggetto, però in questi giorni avevo dei piccoli problemi anche proprio logistici. Quindi ecco perché ho suggerito questa cosa tecnologica, diciamo. Certo, così. Certo, ma insomma ci viene in aiuto in questi casi e al volo prendiamo l'occasione di poter parlare con te del tuo programma. So che in molti ti seguono qui su Rete 8 con L'Aquila al Centro, ma raccontiamolo un po'. Come nasce l'idea di questo programma? Qual è il suo obiettivo? Ma guarda, innanzitutto non finirò mai di ringraziare Rete 8 per avermi dato questa possibilità, perché io, chi mi conosce sa che io sono un giornalista della carta stampata, cioè sostanzialmente scrivo, lo faccio sul centro ormai dal settembre dell'86, praticamente dalle origini del giornale, e lo continuo a fare ancora oggi. Quindi, e fino a 3-4 anni fa non mi ero mai confrontato, diciamo, con un programma televisivo, più che altro con la telecamera. E quindi all'inizio, come dire, è stato un po' così, un po' di ansia ce l'avevo. Però devo dire che anche grazie a Ricci, il nostro tecnico Donatello, che mi ha dato spesso parecchi consigli, non so, le pause, quando fermarmi, quando, insomma, ecco, tutti piccoli segreti, tra virgolette, che un po' mi hanno aiutato. Poi, per il resto, non è che avevo... diciamo, grossi problemi, ecco, a stare davanti alla telecamera. Certamente poi il problema più grande è stato quello di dire: vabbè, ma facciamo un programma sull'Aquila, ma che cosa raccontiamo? E che cosa raccontate? Allora, la prima idea era quella di raccontare la cronaca della città, però poi mi sono chiesto: raccontare la cronaca della città significa fare sostanzialmente un doppione, già Rete 8 con
i suoi telegiornali lo racconta benissimo, il centro altrettanto, quindi come dire, fare dei doppioni sarebbe stato forse inutile, anche noioso per chi ascolta. E allora a un certo punto pian piano, questa cosa è maturata pian piano, ho detto vabbè, raccontiamo le bellezze di questo nostro territorio, raccontiamo le storie magari nascoste di questo nostro territorio e andiamolo a cercare soprattutto nei piccoli paesi. Io in questa trasmissione parlo chiaramente molto dell'Aquila, sì. Però se dovessi fare una percentuale forse parlo più dei paesi dell'Aquilano. Li ho proprio in vista di questo incontro con te, cioè, facevo mente locale, ho detto praticamente da Arischia, Tornimparte, Navelli, praticamente l'ho fatta quasi tutta la Valle Aquilana, anche perché credo, non ho fatto i conti di preciso, ma dovremmo essere intorno alla centesima puntata. Proprio in questi, mamma mia, centesima puntata, cioè esiste da quanti anni? Beh, praticamente questa è la quarta stagione, calcolando una trentina di puntate a stagione, insomma più o meno ci siamo. Senti, cos'è che hai scoperto dell'Aquila che non sapevi, Giustino? Ma guarda, molte cose. Nel senso che io, come dicevo prima, faccio il giornalista di cronaca dall'86, sì. Quindi dopo 35 anni uno pensa, dice, mazza, la città un po' la conosco. In realtà chi fa cronaca conosce l'attualità, conosce le cose ultime. Certo. E io invece, tra l'altro di mio, diciamo, sono un appassionato di storia locale, ho scritto delle cose sul mio paesello, eccetera. E quindi sono andato spesso a cercare quelle cose di cui normalmente non si parla. Questo sono andato a Tornimparte, siamo andati a cercare con Donatello un castello, che a Tornimparte chiamano il Castellaccio, che è un castello addirittura di origine normanna, che a Tornimparte naturalmente conoscono, che gli storici naturalmente conoscono, ma che, come dire, il grande pubblico non conosce. La stessa cosa per il castello di Ogre. In una delle l'ultima puntata che è andata in onda, sì. Qualche giorno fa siamo andati in un convento che lo stanno restaurando ad Arischia, il convento di San Nicola, sì. Anche questo bellissimo posto, poi sta su un colle circondato da boschi eccetera, che però anche questo in pochi conoscono, salvo naturalmente le persone che ci abitano nei dintorni e che hanno magari una devozione per il santo, eccetera, le cose che sappiamo. Quindi andare a cercare le piccole cose, le tante piccole bellezze che vanno al di là di quello di cui parliamo sempre. All'Aquila è facile, la Basilica di Collemaggio, le 99 sì, cannelle. Sì, certo. Anzi, una delle prossime puntate sarà anche sulle 99 cannelle, con una storica del Medioevo, dell'arte medievale, che racconterà appunto la nascita e tutto quello che c'è da dire sulla condanna. Ecco, questo è un po' il senso di quello che faccio. Certo, insomma, stai scoprendo l'Aquila e il suo territorio da un punto di vista che non era quello solito con il quale guardavi, insomma, l'attualità naturalmente del territorio, giusto? Sì. È un bel viaggio questo. Sì, è un bel viaggio e poi la cosa che diventa attualità qual è? Che queste cose, queste piccole cose, queste belle cose distrutte in gran parte dal terremoto del 2009 che oggi sono in ricostruzione, all'Aquila abbiamo per esempio potrei dire centinaia di chiese che devono essere ancora ricostruite, sì. Centinaia di monumenti, quindi ecco il discorso del terremoto è naturalmente un discorso a parte, ma significa che comunque molte cose sono state compromesse. Però vedo, anche quando vado nei piccoli paesi, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, per esempio, c'è molta voglia, anche da parte di ragazzi, di restare sul territorio e di investire non sulla grande azienda o il grande investimento, chissà che cosa, ma sulle piccole cose. Calascio l'anno scorso ho scoperto, tra virgolette, una cooperativa di giovani che fanno sostanzialmente le guide turistiche al territorio. E più organizzano tante altre cose. E questo consente a loro che hanno 18, 20, 22 anni di rimanere in paese e di avere un reddito, certo, non ci diventeranno certo miliardari, però di avere un reddito che consente di andare avanti. Certo. Giustino, ti chiedo come sta
Onna, e ti faccio questa domanda perché naturalmente sappiamo quanto ti è stata a cuore la ricostruzione di questo paese, quanto tuttora ti è a cuore, che per te è stato un, come dire, un punto, un qualcosa a cui sorreggersi in un momento molto difficile, che adesso non voglio rimbangare, non voglio certo toccare un tasto così intimo e personale, e quindi mi fermo qui. Però ti chiedo come sta Onna, perché il libro che tu hai scritto nel raccontare quella tragedia del terremoto del 2009 era proprio finalizzato alla ricostruzione, e per te era diventato un motivo per cui vivere. E dunque, come sta Onna? Allora, dopo 13 anni, perché ormai siamo a 13 anni, sostanzialmente Onna è ricostruita, ecco, per fare dei numeri, così ci capiamo meglio, sì, per almeno il 50%. Parlo di ricostruito, cioè di cose che si vedono, che già sono ricostruite e dove qualcuno è già rientrato. Sì. Poi c'è un altro 50% che possiamo dividere in un 20% di cantieri sostanzialmente che stanno per essere avviati, e un altro 30%, compresa purtroppo, dico tra virgolette purtroppo casa mia, che è ancora ferma lì, la speranza è che entro il prossimo anno possa partire l'aggregato dove sta casa mia, e altri, almeno altro paio di aggregati che possono completare e ridare forma al paese. Naturalmente io, hai detto bene, che per me la ricostruzione di Onna è importante, ma non è tanto importante casa mia o la casa, no, certo, singola. Certo. Quello che è importante è che Onna, che come noto è stata completamente distrutta dal terremoto, più del 90% delle abitazioni sono crollate, poi sono state tolte le macerie, quindi Onna era, dopo 3-4 anni, era una landa desolata, perché con le macerie che non c'erano nemmeno più. Quello che è importante per noi è ricostituire la comunità, perché tornarci va, certo, bene, ma ricostituire la comunità significa anche ricostituire una qualità della vita che sia buona, non tanto o solo per chi ci abitava e per chi ci torna, ma anche per chi vorrebbe venirci ad abitare. Perché Onna, essendo appunto stata completamente distrutta, oggi è un paese completamente ricostruito, ricostruito dalle fondamenta. E quindi, certo, il paradosso qual è? Che nel 2009 era il paese più insicuro del mondo. Oggi, paradossalmente, dopo la ricostruzione, è diventato uno dei paesi più sicuri. Ecco, quindi ricostruire questo significa esercitare molto la memoria, sollecitare la ricostruzione di spazi pubblici, le piazze, i sottoservizi. Io, qualcuno mi dice, mi sono fissato persino per i numeri civici, no? Che sembra una banalità. Però mettere un numero civico dove, certo, ci sia, ad esempio, il simboletto del paese, e che dia proprio subito questa immagine, no, di appartenenza, ecco, questo sia, credo che sia importante. Sono piccole cose su cui però bisogna lavorarci. Quando ti faranno sindaco di Onna, Giustino? Sindaco di Onna non mi faranno mai, perché Onna non è comune, e ah, quindi ecco, è una frazione. Ho detto proprio una... No, siccome non sei la prima che me lo dice, quindi è impossibile che diventi sindaco. Cioè, Onna è una frazione, ok. È altrettanto impossibile che possa, non dico diventare sindaco. Perdona l'ignoranza, tanto ormai la brutta figura l'ho fatta. È una frazione, no, di quale comune, Giustino? Il comune dell'Aquila. Il comune dell'Aquila. Noi siamo allora, sindaco proprio... dell'Aquila non se ne parla più, dai. No, non se ne parla più, perché la politica non mi appassiona, ecco, diciamo questo. Non, no, ti appassiona. Noi siamo praticamente a 5-6 minuti di macchina dall'Aquila, siamo sostanzialmente l'Aquila, quindi, però il grande comune crea altre difficoltà, perché il comune dell'Aquila ci sono 64 frazioni, quindi un sindaco e la sua giunta e il consiglio comunale devono pensare alla città capoluogo e a 64 frazioni, Onna è una delle 64, quindi, come dire, è complicato fare bene e fare subito, però... Insomma, ci proviamo. Però insomma il compito del sindaco dell'Aquila è mettere l'Aquila al centro, e io direi, esatto, che chi più di te l'ha fatto. Allora, dopo questa bella figura che ho fatto, io sai cosa faccio? Resta lì, Giustino, perché io chiamo, sì, il direttore Carmine Perantuono ad entrare. Buongiorno direttore, no, eccoci, no, qua. Ma sai che hai avuto invece una bella idea, perché, sì, all'Aquila si vota l'anno prossimo. Hai capito? Sì, sì. Lo proponiamo noi, vogliamo lanciare questa nomination, Giustino, te la senti?
Ma se parli di me, no, nel senso che proprio non esiste. Anche perché, come sai, tu sei un attentissimo osservatore della vita politica abruzzese, sai che ormai in corsa ci sono già parecchi. Ma ci vuole qualcuno che possa scompigliare i campi. Che possa, già, insomma, i giochi non sono mica fatti. Se manca un anno, ti facciamo una campagna elettorale, Giustino, che altro. Guarda, io voglio continuare a fare il mestiere che faccio perché mi piace farlo. E devo dire, ecco, ringrazio un'altra volta Rete 8 perché mi ha dato la possibilità di fare queste trasmissioni che, con mille virgolette lo dico, mi divertono, nel senso che, cioè con mille virgolette perché insomma, che chiaramente il mio spirito non è sempre quello dei migliori, però questa cosa mi aiuta molto e mi aiuta a parlare con le persone, tanto spesso persone che conosco, che insomma, avendo fatto quasi 40 anni di cronaca all'Aquila, chiaro che hai incontrato, certo, un po' tutti. Certo. E, ecco, però li vado a cercare per farmi raccontare storie, memorie, e quindi questo è molto bello, incontrare le persone e farsi raccontare e ascoltare, che è fondamentale. Devo dire che il piacere è nostro quello di ospitare una delle firme più prestigiose del giornalismo in questa regione e soprattutto una persona che ha saputo anche con umiltà avvicinarsi ad un linguaggio, credo, Giustino, non so se vuoi parlarne, un po' diverso rispetto a quello professionalmente ti sei cimentato per tanti anni, quello delle immagini. Esatto, questo lo dicevo, lo accennavo proprio all'inizio perché per me era un'assoluta novità, non tanto affrontare la telecamera, perché poi, vabbè, Carmine, lo sai, dopo il terremoto sono stato assalito da giornalisti e quindi questo era il problema minimo. Però poi ho capito che la televisione c'ha un suo linguaggio, molto diverso rispetto alla scrittura, un linguaggio che si nutre molto di immagini. E quindi ecco, quando andiamo in giro con Ricci, con Donatello, lui mi dice sempre, sì vabbè, tu parli in intervisti, cioè, ma poi che facciamo vedere? Ecco, quindi immagini, cerchiamo di trovare delle belle immagini dei nostri luoghi, e quindi certo, questo è stato un problema, ma io, ripeto, non mi pongo come, cioè io lo faccio, quello che riesco a fare, quello che vedete in televisione, così sono. No, lo fai benissimo, fai benissimo. Anche nel privato. Senti, ma a tal proposito, visto che ormai in te convivono queste due anime di conduttore televisivo e di giornalista della carta stampata, e quando L'Aquila al centro diventerà un libro, o meglio, lo diventerà mai? Guarda, io di libri ne sforno parecchi, nel senso che spesso i miei articoli li raccolgo, ma non per qualche motivo lo faccio, semplicemente per lasciarli, come dire, almeno nella mia biblioteca qui, perché poi i giornali sapete meglio di me, no? Un articolo di giornale dura lo spazio di un mattino e poi o viene dimenticato oppure finisce lì. Invece se racconti delle storie è bene che queste storie rimangano, però ecco, questa è un'idea che non avevo mai ancora pensato, potrebbe essere questo viaggio appunto attraverso le belle cose che ci sono qui intorno alla città, potrebbe diventare anche qualcosa di cartaceo, di bello da vedere e da sfogliare. Io qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, mi sono cimentato grazie alla collaborazione con una studentessa, Elisa Riccirilli, anche in una storia dell'Aquila, ecco. E anche lì un editore di Roma ci chiese di fare una cosa molto semplice, e qui ci siamo cimentati in questa cosa, naturalmente non è certo venuto un capolavoro, però anche quelle cose mi hanno consentito, come dire, di approfondire delle cose, perché noi spesso viviamo nelle città, nel mio caso all'Aquila, e vediamo le cose, quelle che ci sbattono un po' sul muso, ma le cose belle, le cose vere, le storie a volte belle di tante persone non le vediamo, e quindi queste occasioni ti danno la possibilità di approfondire. Assolutamente. Beh, insomma, chissà, magari lo leggeremo un giorno questo libro. Magari lo editeremo come il centro e promuoveremo come Rete 8. Certo, assolutamente. Mi porto avanti anche per nome del direttore Piero Anchino, che salutiamo. Hai fatto bene, ciao, Giustino, io, prima di salutarci, di citare Donatello Ricci, che è un professionista della telecamera, che è insomma la colonna portante anche della trasmissione. Sì, guarda, io devo dire che senza di lui mi troverei spaesato. Questo mi fa anche, come dire, mi dà delle sculisciate, senso teorico, perché a volte è necessario, no? Avere dei tempi, avere delle scansioni. Però poi diciamo che tutto si risolve, perché la nostra è una trasmissione
registrata, non in diretta. Quindi... Infatti mi ha detto Donatella che un giorno manderà a voi tutte le mie gaffe quando ci fermiamo. Quella sarà interessante. Le passeremo volentieri. Così ci facciamo quattro risate. Vabbè. Giustino Parisse, grazie davvero, continuiamo a seguire con grande attenzione L'Aquila al Centro lunedì 22:30, ma poi diverse repliche, sì, e quindi certo, volentieri ti seguiamo, e quando ti trovi qui da queste parti fai uno squillo e magari ci risediamo veramente nel salotto. Ci prendiamo un caffè. Anche ci prendiamo perché, un ripeto, caffè. Sia il Centro che il Rete 8 sono la mia seconda famiglia, quindi ci sto bene, ecco questo. Bello, grazie. Bello, grazie. Bello, grazie. Bello sentirtelo dire. Grazie Giustino, buona giornata e grazie per essere stato con noi. E direttore, torniamo all'attualità, alle nostre anticipazioni del TG. Abbiamo affrontato temi molto caldi. Peraltro c'è una notizia oggi dall'Aquila che appunto ci dice della vivacità del territorio, di cui parleremo nel nostro telegiornale, perché c'è un'azienda spin-off del Gran Sasso Science Institute che questa mattina ha annunciato, si chiama Gunpowder, nuovi posti di lavoro in città nel campo dell'innovazione tecnologica, ma anche nell'assistenza domiciliare proprio grazie alle nuove tecnologie. È una delle notizie buone di cui ci occuperemo. Poi ci sono quelle, ce n'è una. Poi ci sono quelle ordinarie della pandemia e oggi ci collegheremo con il laboratorio di genetica molecolare dell'Università D'Annunzio di Pescara per capire insomma come procedono i test, anche perché insomma c'è questa sindrome della variante Omicron che però dalle nostre parti non è ancora arrivata e si spera non arrivi. Poi oggi è stata una giornata caratterizzata anche dalla protesta delle associazioni delle persone che si occupano di salute mentale in Abruzzo, che hanno vissuto momenti difficili in particolare nel corso del lockdown, sì, e quindi questa mattina hanno riacceso i riflettori sulla loro situazione, anche su un dialogo non ancora avviato con le istituzioni, manifestando sotto la sede dell'assessorato alla sanità alla regione Abruzzo. C'è una novità politica su cui accendiamo i riflettori, che è una sorta di partito dei sindaci, polo dei sindaci, per ora è soltanto una associazione, ma che promette insomma qualche scintilla, soprattutto in vista delle prossime regionali. In particolare si tratta di amministratori di area di centrosinistra o ex amministratori, tra il sindaco di Teramo D'Alberto, Di Benedetto, già candidato sindaco all'Aquila, e Sandrini, ex sindaco di Pescara, sì, e Luciani, appena terminato il suo mandato a Francavilla, che danno vita al polo civico, allo spazio civico Polis 305, e quindi vedremo di che si tratta. Poi una buona notizia anche questa, perché a Chieti si è risolto il problema che ha ingessato tutta l'attività delle mense scolastiche fino a questa settimana. Da lunedì finalmente saranno ripristinati i servizi mensa per tanti piccoli alunni. Questo insomma, è una notizia, questo è un fatto positivo che insomma ogni tanto ci vuole anche quello, meno male. Dai, mi sembra un TG ben farcito, quello che vedremo alle 14. Sì. Intanto io parto dal ringraziare te, direttore. Grazie. Carmine Perantuono, ringrazio tutto lo squadrone oggi, allora avete tempo, devo ringraziare tutti. Partiamo da Lino Lallone, Andrea Di Fabio in regia, ringrazio Galvano Coppa, Alberto Capo dietro le telecamere, ringrazio Valeria Di Berardino, Cristina Donatelli, tutti gli ospiti che sono stati qui, giornata ricca, domani non sarà da meno, alle 11 torneremo qui puntuali su Rete 8 con Rete 8 Matinè. Buon pomeriggio. Ciao.